Ci siamo. Ho parlato con Pari, ci siamo. Ah, okay. Buonasera, buonasera. 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 Ci Buonasera a siamo. tutti. Va Ma bene. come la va? Eccoci. Che bello tornare su questi schermi. Wow, ci stiamo dando il cambio. Mi ospitate a me, io ospito voi, voi riospitate me. Meraviglioso. Però in tutto questo Magic Cam mica si mostra, eh. No, no. No, che Figuriamoci. triste. Un po' cringino se Coraggio. posso permettermi, Io ho già detto che è cringe perché non ha riconosciuto la musica. Stormo impegnato, Ah, no? Ormai fate. c'è quella loro. Chat, fatemi sapere se sente, eh? Cioè, l'ho abbassata chiaramente per sottofondo. Ditemi se è ok, ditemi se devo alzarla un pochetto. Ditemi quanto è fregno quest'Olimar. Questo è il mio nuovo animale domestico. Il signor Io non Naio, ho vediamo. animali, Olmo! ho solo quel tizio lì grasso italiano, come si Perfetto. chiama? Perfetto il volume Mazza. della musica ignota. La La musica musica ignota, ignota. vabbè, ci sta. Guarda che Allora, carino. Regà, domani in allora. live iniziamo Olimar e lui. Non è. Dream Team Explorers. Tana di sogno, bros. Sì, sì. Bello. Sì. Allora, oggi siamo qua riuniti, gentili signori, messeri e tutto quanto. Il 15 luglio sono le 21:32 del 2024, ovviamente. E Giusto. tra 2 giorni esce un titolo, ma non so se vogliamo partire da quello, ma un mese fa, o comunque qualche settimana fa, è uscito un altro titolo. Intanto salutiamo tutti, non so se abbiamo salutato la chat. Ancora Ciao a tutti, no, infatti ciao, ciao. approfittiamone. Ciao a tutti, ragazzi. Va bene, allora saluto prima di introdurre. Ciao Samuel 4S, Dreamers Love, ah no, Supardal, tra l'altro, Brof Dav, Dreamer Franco, Oh, che bello! Storm, C'è che è il nostro admin. anche Magister, che bello. C'è anche Alternis, Yes. c'è. Oh, no, Alternis, non mi ricordo mai come si pronuncia. Luxio, Let's Play Nintendo Ita. Sian, Tayan, Drelly. Saiyan. Sian, Drelly, Drelly, non so. Dissolo. Vabbè. Ciao! Dissolo Saiyan nel dubbio. E Magister, e basta. Non mi pare di vedere altre persone. Romali, eccolo, adesso. Allora, pronto per una castellosa discussione, dice il Bene. nostro caro Cromale. Andiamo a parlare di tante cose oggi. Questa serata è ricca di argomenti, e c'è cioè, tanta carne al fuoco. Non so quanto tempo abbiamo noi, quanto tempo avete voi, ma non Ci so se siamo, dobbiamo partire subito. l'umana, i limiti dell'umana decenza. Ma mi trovo in un periodo dove non devo svegliarmi alle 6 il giorno dopo, quindi dai. Buono. Bene, molto bene. Io non ho bisogno nemmeno di svegliarmi domani. Non so dove Ma sei, io ti faccio il sto pugno. sotto te. Poi, comunque, qualche settimana fa. Qualche settimana Cosa è fa? successo No, qualche settimana. sto leggendo la chat, mentre Credevo parliamo. fosse tipo crashato. Qualche Sono settimana qui, fa stavo leggendo la chat. sono qui. Allora, qualche settimana fa è uscito un gioco che all'interno della nostra community è abbastanza controverso. Poi non so in generale nel fandom di Mario, ma credo di no. È uscito Luigi's Mansion 2 HD. Ecco. Ecco. Bene, io mi ero Partiamo già subito dimenticato cosa stavi, con di cosa questo stavi per tasto. parlare. Partiamo subito con questo tasto dolente, non Sì, dolente, certo. volente, nolente. E il nostro caro Zaki l'ha portato in live il Il gioco. nostro caro Dexter. Beh, non tutto, eh. Ho fatto solo il primo palazzo. Però l'hai finito tutto il gioco, vero? Per conto mio, sì, perché. È pur sempre una copy review, quindi devo fare la recensione. Tra parentesi, è in corso di scrittura, uscirà abbastanza breve. Cioè, se proprio devo spoilerare parte del verdetto,
verdetto perché Luigi. più andavo avanti con sto gioco, più rosicavo, perché è un gioco genuinamente buono che tuttora regge senza problemi. Cioè, io mi sono divertito a rigiocarlo, l'ho apprezzato, anzi ci sono parti che ho apprezzato più di quante abbia apprezzato ai tempi nel 2013. Però se poi vado a giudicare il lavoro extra che uno si aspetterebbe da una remaster, soprattutto maggiorata dai 20 euro, là caschiamo male, perché non c'è niente. Però mi piacerebbe provare l'online di tanto in tanto. Infatti mi pare che Hardarkar organizzerà qualche live su Torre del Caos. In quel caso può essere che mi accollo dalla chat, se trovo posto. Sì, allora sì, guarda, ce n'ho una che tra l'altro faremo il debutto proprio questa settimana, mercoledì pomeriggio alle 18 su YouTube, la prima live verticale, giocherò a Luigi. Mi senti alto? Ma abbasso un pochino. Ok, mi sono leggermente abbassato, fammi sapere se va meglio. Ok. No, scusa, rispondevo a Cyan. Sì, no, infatti stavo seguendo anche il commento in chat nel frattempo, sì. Mm-hmm. E quindi niente, insomma, abbiamo già avuto possibilità di provare la Torre del Caos. Ho trovato purtroppo gli stessi identici difetti, se non peggiori addirittura, della versione per 2013, perché comunque tutto quello che hai detto te è giusto. Cioè, un prezzo maggiorato non porta novità entusiasmanti, e quindi penso che ora non so quanto abbia venduto al momento, però io faccio fatica spesso a trovare anche gente online, quindi creo io la lobby e dopo 5 massimo 10 minuti si riempie e partiamo. Però purtroppo, se calcoli che nella Torre del Caos ci sono dei fantasmi da collezionare e devi fare per forza le torri più alte per riuscire ad acchiappare quelli magari anche più rari, molto spesso capitano anche dei crash, oppure se bugga il fantasma, quello che è, e spesso ti ritrovi da solo. Sì, quello è abbastanza scandaloso. Anche perché, cioè, per il completismo uno è condannato a farsi quella modalità 50 ore, che a lungo andare diventa pure ripetitiva. Purtroppo sì. Ho giocato online con gente a casaccio che mi sono fatto le modalità in 5, 10 e 25 piani rispettivamente. Mm-hmm. E durante la cosa dei 25 piani, da certo ho messo Jumanji come film in sottofondo, perché già stava sta concentrato solo sul gioco. No, ma ti capisco benissimo. Infatti c'è gente che anche per assurdo, no? Tipo, per fare una guida per capire come sbloccare tutti i fantasmi, ci ha speso tipo 40 ore solo lì. Oh, fresca. Tragica. Cioè, è veramente tragica, perché forse ci sarà pure un pattern per cercare di capire quale fantasma te esce ogni 5 piani, però richiede... non lo so, richiede un po' troppo. E un'altra roba che mi ha dato un fastidio, ciao Sara, è infilata nel frattempo. Un'altra roba che mi dà un fastidio, le animazioni. Le non animazioni, anzi, cioè io mi riferisco a quei momenti in cui i personaggi sono completamente immobili durante i filmati, tipo quando Strambic ti consegna un oggetto prima di affrontare la missione, tipo quando salvi un Todd e c'è il dialogo di lui che ti ringrazia, all'inizio sta immobile. Ora, io capisco su 3DS se facevi una cosa del genere proprio per i limiti dell'hardware, ma su Switch, zii, ma che te costava fa un'animazione scema del Todd che respirava? Ma infatti è... cioè, perché poi comunque potrei tranquillamente, io non dico fare lo stesso lavoro fatto con Luigi 3, che reputo a prescindere superiore al 2, però comunque bastava veramente poco, invece hanno fatto proprio, cioè, minimo sforzo, massimo risultato. No, Acroma, lì non mi stavo riferendo a quello, cioè ci sono altri casi con Strambic che ti dà robe e là era proprio immobile, tranquillo. Uno spasmo. Sì, perché era una delle prime missioni, l'ho portato in live, che c'è Strambic che si mette così
che ti dà una roba e vedi sto braccio che fa bello. Vabbè sì, come se fosse Briano praticamente. Succede. No, non dovrebbe con succedere. Ecco, guarda, ecco, Let's Play dice una cosa. Cioè, è il paragone che faccio io. Che è lo stesso paragone che faccio io. È un compitino per casa sta remaster. Basta. Sì, 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 sì. Esatto. È una remaster prima di tutto. Lo stato attuale io penso che sì, perché chiamiamola riedizione. Ok. Vabbè, facciamolo passare come tale. Esatto. Cioè, mamma mia, chiedo, guarda. Io mi chiedo cosa ha giustificato questo, cosa ha giustificato il prezzo di 60 euro, considerato che il lavoro dietro, anche dietro il codice è stato pigrissimo, considerato che sono rimaste pezzi di codice legati al 3DS. Sì, so che ci stanno tipo i file inerenti allo Street Pass, una cosa del genere. Sì, esatto, lo Street. Bello, Street. È rimasto il codice dello Street Pass. No, il motivo del prezzo è che il protagonista è un tizio col nasone, i baffi e un cappello con la sua iniziale sopra. Però scusami, ma possiamo fare lo stesso discorso su Mario vs Donkey Kong, che quello è un remake e me l'hanno messo a day one a 45 euro mi pare. 50. Allora perché non farlo? Cioè, ma, cioè paradossalmente meritava più quello i 60 euro che GG2. Hanno fatto un lavoro su quello. Esatto. Cioè, non c'è storia. Ora, lasciando da parte il portale, perché sappiamo tutti cos'è stato per ognuno di noi, e rivederlo adesso con migliorie aggiunte e tutto il resto, lì è ok. Però se dobbiamo confrontare due titoli del genere, cioè, perdonatemi, ma avrei speso molto più volentieri 60 per Donkey Kong che per Luigi. Comunque qua siamo buonasera, Andri. Del fine settimana, cioè tipo il dissing a Luigi Smash and the Ultimate. Sì, no, è bellissimo, per gioco. L'abbiamo discusso. Io non l'ho preso, quindi non ho niente da dire, cioè. No, vabbè, io purtroppo sì. Ricordi. Ci sono cascato più che altro per i gadget del My Nintendo Store. No, perché hai fatto male. Allora, oggi GG2, domani Donkey Kong Country, Returns, questo gran cavolo non finirà mai. Lo so che finirà mai, però si sa chi è che ha fatto Luigi's Mansion 2 HD? Sì, non mi ricordo come si chiama l'azienda, ma sono gli stessi che hanno fatto Skyward Sword HD. Sì, esatto. E anche un'altra cosa che non mi ricordo. Tantalus. Tantalus, dice. Grazie, grazie mille. E pensa se era Pocalus. Bannate Comem per cortesia. Infatti. Allora, Comem si è impegnato più adesso che tutto lo staff del GG2 a fa GG2. Ecco. Attenzione, io lo scrivo. Allora, Tantalus Media, sviluppatori australiani a Melbourne, che hanno fatto Luigi's Mansion 2, Zelda Skyward Sword HD. Insomma, lavori abbastanza pigri, noti apposta per essere abbastanza. Ammetto pigri. Che The Skyward Sword HD non so niente, ma ricordo che anche quello era stato un po' criticato. Ciao Flaviocco! Sì, a me io l'ho recuperato perché non ci avevo mai giocato e quindi per me è stata una piacevole scoperta. Poi tutto sommato, ecco, l'implementazione dei Joy-Con per il movimento dei Link con la spada, devo dire che non era sempre precisissimo, però comunque non è che mi ha compromesso troppo la partita, ecco. Tutto sommato comunque l'ho reputato un lavoro abbastanza ben fatto, quindi ci sta. Ma non mi ricordo, Sara sabato aveva rosicato perché gli avevamo ucciso presto GG2? Esatto. Sì. Allora Sara, cos'hai da dire sulla remaster di GG2? Vai, salvalo in qualche modo. Io c'ho il fattore nostalgia. E diciamo che è stato il mio primo Luigi's Mansion, mio caso. Ok, ci sta. Ed era un periodo bello in cui lui mi aveva regalato da poco il 3DS. Sì. E quindi fra Animal Crossing, New Leaf e quello, diciamo che ho avuto il mio,
il mio bel tempo, insomma. Poi era il periodo in cui andavo comunque ancora con il treno e mi portavo in via sempre. Mamma mia, quanto te capisco. Quindi diciamo che poi lo street pass, cioè in generale era un bel periodo. Poi il ricordo più bello che ho di Luigi's Mansion 2, in particolar modo della Torre del Caos, è la condivisione con Gandolfo e con Forlins, perché praticamente noi giocavamo in locale. Con le copie si poteva avere praticamente una sola copia del gioco, mi sbaglio, e potevi fare tipo una copia per gli altri partecipanti Street Pass, che era la cosa più bella fondamentalmente, perché adesso se non hai la tua copia non copia non puoi. Allora, ok, sta cosa è grevissima, perché su Switch invece tutti devono avere la copia, cavolo. Sì, praticamente lì potevi fare una sorta di mini copia per gli altri partecipanti in Street Pass in locale, e Gandolfo ogni volta entrava per ultimo e quindi otteneva il personaggio rosa, e quindi abbiamo soprannominato Gandolfo Rosa, me lo ricordo. Quindi cioè, come puoi non essere legata a Luigi's Mansion 2, cioè, regà, soprattutto con Gandolfo Rosa, mamma mia. Capito, cioè. Beh, ci sta. No, vabbè, però. E poi adoro collezionare i fantasmi della Torre del Caos, tutte quante le versioni alternative. Cioè, vabbè, una stronzata. Dici, perché sei legata a quel gioco? Per quello, fondamentalmente. Però per il resto, cioè, dobbiamo veramente dire qualcosa. Già il fatto della copia di gioco ognuno per giocare insieme, già quello, sì, mi ha fatto conoscere tutte le narici che possiedo. La modalità download, forse, una cosa del genere si chiamava, non mi ricordo, che permetteva comunque, sì, via wireless di giocare anche con chi non aveva la copia. Si poteva, sì, anche con Mario Kart, sort of. Quindi sì, è una grave mancanza. Ok. Però su Switch è una grave mancanza quella, perché adesso se non c'è la copia tua di fatto non puoi fare nient'altro che giocare con gente casuale. Quello è. Poi ripeto, l'online per me non è cambiato per niente, i difetti che aveva prima ce li ha adesso, quindi è grave anche quello. Ciao Andrea, comunque pagammo un abbonamento e quindi va, quindi questo è. Ma Gandolfo in tutto ciò c'è? No, mi sa di no, mi sa ancora no. Non l'ho visto almeno. È impegnato. Vai, è un uomo impegnato. Ormai è un uomo impegnato, raga. Cioè, famoso non ha ragione. È andato a raccogliere i fiori. Esatto. Col buio. Anche quello, soprattutto al buio. Tutto il buio. Da cogliere Pikmin. I Pikmin, sì. Certo. Pikmin, vabbè. È andato a raccogliere i Pikmin fiore. C'hanno proprio la forma di un fiore particolare, quelli iridescenti, vuoi dire. Comunque ciao a chi è entrato adesso in chat, Luigi HDS. Possiamo anche bere. Io sto bene, voglio. Io non ho là. Te arsi e te la pigli. Io ho finito mo il mio bicchiere, ma tra poco mi sa che mi rifocillo. Io ho fatto la pizza in casa. Buona! L'ho presa oggi e lui mi dice tarsi e tapi alla. Rico, qual è il prossimo argomento? Vai. Penso che... Io vorrei ricordare però, Kitana, che l'ospite qui è lui. Ospite vuol dire sia chi ospita sia chi è ospitato. Vabbè, mo sta a guardare il capello, dai. Etimologicamente. Etimologicamente. A casa vostra è lui l'ospite, allora quello anche sì, è così. E allora Arda che è diversa, c'ho voi. Non c'ho voi, sarebbe intestata a me, c'ho voi. Sì, comunque è Cosimo il padrone di casa in tutto ciò, siamo noi gli ospiti suoi, sì. Se poi vogliamo essere precisi. Sì. Ma prima io mentre lo coccolavo ero impegnata, ecco perché mi sono venuto, perché stavo coccolando e stavo a dire, ma tu sei pisano? Ma tu sei di Livorno? Ma tu sei di Arezzo? Pisano no. Tutto ma non pisano. Gli stavo a dire, ma sei di Lucca? Sei di Pistoia? Poi ho detto, no, sei di Siena! E lui, Va bene, ok. Abbiamo gringiato anche qua stasera. Ma sì. Va bene, allora. È il motivo per cui stavo di là, scusa, ero impegnato. Ok, ci sta. Da Luigi's Mansion 2 ai Toscani, molto bene. Allora, stavo dicendo, no? Luigi's Mansion 2. Te sei perso. Io mi sono perso. Samadhi, che Luigi's Mansion 2 HD è il miglior gioco su Switch di quest'anno, il più importante in assoluto.
ci hanno lavorato davvero così tanto, ci hanno messo tanti di quei dettagli, hanno rifatto l'intera colonna sonora, hanno sistemato un sacco di problemi di backtracking. Aspetta, che vuol dire che ho sbagliato il gioco? Infatti, rileggi bene perché mi sa che il titolo ho sbagliato. Forse c'è scritto papera come cosa. Què. Musica, me lo stai dicendo? E vabbè. Che poi a me sorge sempre una domanda, no? Perché Nintendo non è nuovo a fare questo tipo di operazioni, cioè fare delle riedizioni che sono abbastanza pigre. Come esempio mi viene in mente anche New Super Mario Bros. U Deluxe, che nei tempi di caricamento era addirittura più lento rispetto alla versione per Wii U. Ed è una cosa strana, considerando che Switch dovrebbe essere una console più potente teoricamente. Allora mi chiedo, ma queste operazioni qua, Luigi's Mansion 2 HD, oppure Zelda Skyward Sword, New Super Mario Bros. U Deluxe, Capitan Toad, non lo so, giochi proprio riciclati uno a uno, non è che sono magari delle operazioni fatte proprio per cercare di massimizzare il più possibile degli introiti economici? Dato che comunque stiamo vedendo anche con esempi di Sony e Microsoft e Sega, soprattutto Sega che se la sta passando malissimo, le aziende videoludiche, i costi di sviluppo si stanno alzando sempre di più e sta diventando sempre più difficile sostenere un'azienda. Beh, se si tratta di giochi del Wii U sicuramente per dargli una seconda chance. Per me è solo marketing per il film di Mario. Cioè è uscito il film di Mario e hanno fatto tutti i titoli incentrati su ogni singolo personaggio. Hanno fatto Mario, hanno fatto il gioco su Peach, hanno poi fatto Mario vs Donkey Kong, perché all'inizio Mario e Donkey Kong stanno contro. Adesso fanno Donkey Kong Country Returns, perché poi Donkey Kong diventa buono, quindi ci deve stare pure il gioco con Donkey Kong protagonista. E poi magari nel seguito faranno un nome. Mancava il gioco di Luigi, ed ecco anche Luigi's Mansion 2 HD. Per me è questo, semplicemente. Dopo che uscì il film di Mario, si sono focalizzati su tutti i personaggi, tranne Bevers. Mi dispiace. Io sto ancora aspettando. Mi dispiace, tranne Bevers, perché è il cattivo. Fine. Solo questo hanno pensato. Aspettiamo Mario Luigi. Peach è l'unica che ha avuto il gioco nuovo, praticamente. Sì. Mario vs. Quindi, Peach. Sì, se escludiamo Wonder. Se vogliamo includere anche Mario Luigi Fraternauti, per la dinamica dei fratelli. Meno male, almeno quello è nuovo. Ma perché stavano mai insieme Mario e Luigi? Alla fine, alla finissima proprio. All'inizio, alla fine, perché poi si separano, quindi per tutto il tempo devono cercare di ricongiungersi. Però secondo me il discorso è coerente. Ecco, quello che ha detto Zaki, secondo me sì. Poi, oddio, anche calcolando il fatto che Luigi 3 era uscito da poco, quindi non aveva senso riproporlo allo stato attuale, sono dovuti andare un pochettino indietro nel tempo a cercare di riproporre qualcosa che magari anche a distanza di 10 anni la gente non aveva giocato, perché comunque c'è sta sempre un ricambio generazionale. Figuriamoci col portale, dei anni ne sono passati 20, quindi... A me la cosa che fa rode è che non c'è proprio partita che tenga, cioè il portale c'ha avuto una cura dei dettagli che, cavolo, se Luigi's Mansion 2 costa 60 euro il portale avrebbe il diritto di costarne 120. Esatto, il doppio come minimo. lo avresti pagato 120 però. Ho comprato due copie, non mi metto alla prova. Io avrei preso. Cioè, dai, ma di che stiamo a parlare? Cioè, non è tanto un discorso di elogiare il portale, quanto un discorso di GG2 doveva costare di meno. Chi mi ricorda quale gioco ha vinto sabato? Super Mario 60. No, ha vinto il portale, ovviamente.
Ma perché Storm ha pugnalato alle spalle tutte cose. Abbiamo scelto noi Storm e Zaghi il gioco migliore della serie Mario, Mario e esatto. Ha trionfato il portale, però Storm ha dato tante coltellate a Super Mario 64 e altri titoli storici. L'ha proprio pugnalato Mario 64. Colpa sua. Pure Superstar Saga ha pugnalato. Sempre colpa del pollo. Sempre pollo. Sempre colpa sua, gira e rigira, sono d'accordo. Dovreste farla anche voi comunque, quello che abbiamo fatto noi sabato, perché voi che siete molti di più in community potreste avere pareri contrastanti. Pensa se il risultato poi sarà sempre quello. Una puntata del caffè ce la dedichiamo. A proposito di caffè, dai. Ma state bevendo, mangiando qualcosa? Il caffè, io mi sto bevendo l'arancia rossa. Io niente, no, 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 cedrata. Io vado, io sto con l'acqua. Quanta prende una cedrata? Io finito la mia bevanda. Vabbè, mo torno un attimo. Mi poi rifocillo. Ho detto, vado a rifocillarmi, torno subito. Ok. Vai. Allora rimaniamo. Hotel Mario. No, non è vero, non ha vinto. Ha vinto Hotel Mario in realtà. Dai, se lo facciamo, io non vedo l'ora di affossare Mario Maker 2. Beh, da noi è sopravvissuto fin troppo. Quindi. Comem su Luigi Mansione, tu l'hai giocato per caso? Perché non... No, ho giocato solo sul 3DS quando è uscito. Ho veramente pochi ricordi. Tranne di aver urlato citando una vecchia recensione di Yotobi, crepa bastardo, quando ha spirato il poltercucciolo. E niente, no, neanche online non ci ho mai giocato. Ho giocato molto di più al 3 online, soprattutto in lockdown è stato un bel periodo per giocare a Luigi's Mansion e basta. Ho anche comprato il DLC da 10 euro di Luigi's Mansion 3 e mai usato. Quindi usiamolo. Bene. Prossima puntata, tutti il DLC di Luigi's Mansion che alla fine serve solo per l'online. Online che dopo una settimana è morto. Molto bene. Beh sì. Ma noi durante il lockdown ci giocavamo. Io l'avevo preso anche in ritardo Luigi's Mansion. Mi ricordo che non era facilissimo trovare giocatori. Sì, no, boh. Vabbè, io online... in generale non mi piace giocare soprattutto con sconosciuti, però comunque niente, no, non l'ho preso e sto bene così. Erano carini i costumi, però peccato non averli subito disponibili. Vabbè che qualcosa per fatte spendere i soldi te devono mettere, però alla fine 10 euro ci può stare, però era carino, dai. Luigi vestito da... che c'era pure il messicano? No, no, messicano, mi sto sbagliando con Mario Odissi. C'era Cowboy, no, che c'era? C'è il pirata, disco e... Sai che quali erano i costumi di Luigi nel 3? Pirata, disco e... Che boy? Adesso, le cuffie. Pirata, disco The e... Game. I costumi. Sapete cosa bisogna fare in questi casi? Andare a consultare la Mario Wiki. Ma me date il contesto? Allora, stavamo di dicendo Luigi. I costumi di Luigi 3 che si compravano con il DLC, ti ricordi quali erano? Ah, no. Pirata, disco e forse egizio, boh, egizio. Era uno dei era tema uno dei piani dell'hotel. Forse allora sì, allora è egizio per forza. Ecco, bene, risolto il mistero. No, perché mi ricordavo messicano, ma quello era Mario in Mario Odyssey, c'è una ceppa ovviamente. Che si mette a stringere là. Quello vestito da Elvis era Disco Acromali. Se siete fan di Luigi's Mansion 3, che tra l'altro, tornando un attimo alle animazioni, Luigi's Mansion 3 è uno dei giochi con le animazioni più belle. Switch. Oh, GG3 sì, Nintendo, spettacolare con le animazioni, mamma mia. C'è una roba meravigliosa. E il 2 invece? Il 2 niente. Il braccio di Stran. Il braccio di Strambic, signori. Non ho detto R di Mario, ho detto la Mario Wiki. R di Mario. Ma vi dicono in chat, quando hai detto la R di Mario ha laggato. Hai laggato e quindi hanno sentito la R di Mario. No, in realtà la R moscia
Allora, comunque adesso c'ho... quello ce l'ha Hardalkar, mica io. Ce l'ho io, purtroppo. Comunque adesso c'ho sciroppo d'arancia e acqua. Dopo quella qua, va bene, vado a prendermi da bere anch'io, capito? Sì, esatto. Voglio proprio sciropparmi oggi. Molto bene. Sei una pesca sciroppata. Ecco, hanno messo la Mario Wiki inglese, però li hanno linkati questo video. Vedi, vedi. Ma se invece avessero fatto Luigi's Mansion HD, ma se, se invece avessero fatto Luigi's Mansion 1 e 2 insieme, come hanno fatto per Pikmin 1 più 2? Esatto, penso che volesse arrivare a quello. Cioè, io dico, c'hai Pikmin 1, almeno 60 euro. C'hai Pikmin 1, c'hai Pikmin 2, li metti insieme. Big Money, che cavolo, a 50 euro dall'altro, tutti e due insieme, manca a 60. Secondo me ci hanno avuto paura perché avranno pensato noi abbiamo droppato tutto 3DS da relativamente poco, non conviene. Mamma mia. Non lo so, lo sto presentimento, boh. Cioè, vedendo quello che è successo con Viaggio al Centro del Bowser e Superstar Saga, non so, magari ci hanno avuto paura. Però come scelta ci poteva stare tranquillamente. No, per me erano estremamente sicuri che avrebbe venduto sto gioco per via dell'utenza di Switch, per via del fatto che... molta gente guarda solo la copertina e compra. Cioè, l'utenza Switch è pericolosa, compra troppo. No, ma poi secondo me la giocata l'aiuta perché molti non hanno mai giocato il primo e si sono avvicinati a questa serie grazie al terzo. Il secondo, se li metti a paragone, so più vicini, terzo e secondo, quindi secondo me ha aiutato tanto questo, cerca di avvicinare pubblico. Guarda, considera addirittura, ho avuto gente che mi ha chiesto in generale cosa fosse GG2 perché non si ricordava se l'avesse giocato o meno e quindi stava valutando se comprarlo o meno. Wow, certo. Una botta in testa ha ricevuto, se gente ricordi quello che giochi è grave, oh. Capisco che sono passati un po' di anni, però santo cielo, io mi ricordavo pure come erano i colori de Cupaldo de 20 anni fa, cioè nel senso della felpa, cioè amore Cupaldo, che dire, l'amore della mamma sua. No, ma poi c'è una lore quel gioco pazzo. No, vabbè, fammi smettere perché se cominciamo a parlare. No, se no diventa. Sì, diventa tutto portale centrico. Diventa portale podcast. Ops, no, scusa. Hai detto la parola con la P, non si fa. No. Scusi. Guarda, accanto tu vuole botte. Ti devo dare le botte. No, vabbè, comunque. In sintesi. Se per caso GG2 non l'avete mai giocato, aspettate almeno lo sconticino del 33% perché è ingiusto, è ingiusto 60 euro. E prendetelo perché rimane comunque genuinamente un gioco molto molto bello. Io aspetterò che tu me lo spedisca, così non lo pago nemmeno. Sì, vabbè, dai. Si può fare. No, anche perché, guarda, rigiocarlo in single player... sono rimasto sorpreso da quanti segreti ci stanno in tutte le case. Tipo che ogni singola stanza devi proprio esplorare ogni possibile angolo per trovare anche le ricompense più scemotte. Quello mi è tanto piaciuto. E là sempre il motivo. Più andavo avanti, più rosicavo. Perché il gioco era bello, ma... purtroppo... Un grosso grasso, ma... Mamma mia, veramente. Beh, Luigi dice, bello da giocare, sì, ma pallosissimo da finire al 100%. Sì, dipende, se non ti va di impazzire, come ha detto Zaghi. Penso parli della Torre del Caos, più che altro. Ah, beh, sì, quella veramente... Cioè, prendi due mesi di ferie per provarci, quantomeno, perché è difficilissimo. Ma non ne vale la pena, più che altro. È veramente una totale perdita di tempo, secondo me. Sì, no, a un certo punto diventa estenuante. Io mi ricordo neanche quanti ne ho presi su 3DS, ne avevo collezionati un bel po', ma mai finiti. Ci sono giochi per cui il completismo è sbagliato e non deve essere fatto, punto. Ma no, regà, c'ho Luigi's Mansion è tra quelli. No, regà, c'ho un amico carissimo
che si è impuntato che doveva per forza fare al 100% Crash 4. Crash 4 già è bruttino normalmente, figuratevi al 100%. Ecco, bravo, come c'ha una bella... Allora, Crash 4 già è bruttino di suo, figuratevi al 100% cosa deve essere. Comunque ha perseverato e ci è riuscito, ma non è che alla fine si è sentito appagato, soddisfatto o cosa. No, no, la scena è stata che mi ha scritto su Telegram, mi ha mandato la foto dello screen completato al 100% e poi un singolo messaggio di tre parole, no, di quattro parole. Che gioco di merda. Ecco qui, perfetto. Pensavo la tortura è finita. Ipario. Ipario. In merito alle ore del gioco, e niente. Tornassi indietro. Però lo capisco, perché io ci sono passato con la trilogia di Crash quando è tornato su PS4. Quella secondo me ancora c'è. Dai, quella secondo me c'è sta palla al 100%. Quella sì, però ragazzi, i platini... Ho fatto il 2 e il 3. Vabbè, non i platini però, raga, hai provato a tempo. I platini no, non te Dio, per carità di Dio, eh. Però ecco, appunto, ci sono giochi per cui non ne vale la pena. Tipo adesso, in questo momento sto giocando a Peach e fa il 100% e... Ma non è che sia tosto o tedioso che altro, ma... Speravo fosse un pochino più appagante, ecco. C'è stato, Io sto giocando a Shovel Knight. Finalmente! Io sto giocando tutti sti anni. Sto continuando a giocare Horizon Zero Dawn. Che dura la Madonna in che non posso dire. Che dura una quantità ragguardevole di tempo. Mi sono scordato che sono in live su Twitch. Ok. Vabbè, che ma quei giochi che devi giocare, ecco, quando c'è stato sto periodo, perché io mi ricordo l'anno scorso ho iniziato a Day One Tears of the Kingdom, poi ho detto Madonna, fare live, l'ho continuato per tutta l'estate, siamo tornati dalle vacanze, ho detto raga, no, l'ho continuato, basta, ce la posso fare, andiamo al finale, ciao, perché veramente era una cosa, vabbè, ma per no, forza, ma, come vabbè, fai? Ma io, poi io tutta l'estate mi sono preso, ma sono giocato, cioè, portarlo in live, aspettare di doverlo giocare, fare, lo finivi tra due anni, e la voglia, fa strano che su Switch uscirà Lego Horizon, vabbè, beh, dai, una piccola anticipazione di quello che sarà la next gen Nintendo. Fatta meglio, spero. Alternis dice che Showtime è il meno peggio col completismo, ma si scorda che esiste Wally World. Mamma mia. Regà, allora, Wally World ha solo i collezionabili nascosti stronzi, ma si prendono tutti una volta. Crafted World c'ha la cosa del supermercato, Peach c'ha la cosa che devi rifatte tutto il gioco due volte. Non mi puoi dire il meno peggio. Comunque salutate la Peach, guardate che bella. Ciao Peach. Ciao Peach. Guarda, ci stanno pure ci sono... i gnometi che gli stanno a guardare lui. Sì, Olimar lui è il presidente. Allora, presidente. Esatto. Vogliamo parlare di altro? Vai, ma non lo dico così, in però boccaci. Mi sembri depresso stasera, dai, tirate su, sono belli argomenti. Stravaccato. arrivo. Okay, capisco allora. Fa caldo, la stanchezza però del sole, però dai. Vabbè. Comunque allora, dobbiamo invitare Acromali quando parleremo di Crafted World, importante. Ok, ora possiamo andare avanti. Assolutamente no. Bene, ecco. Vaffanculo, Croma. Povero! Sei cattivo! Io, certo. Mai negato. E allora, prossimo argomento. Vediamo, ha già introdotto un utente in chat, Luigi, che recentemente su Nintendo Switch Online hanno messo dei giochi per Game Boy Advance. Mm-hmm. Ovvero sia Densetsu no Starfy. O Densetsu no Staffy. Perché in giapponese è così che si dice. Qualcuno di voi l'ha mai giocato? No, perfetto, abbiamo finito. Io l'ho provato per 5 minuti, non ci ho capito niente perché in giapponese naturalmente. Allora, io so giocato 10 minuti il giorno che è uscito e ho avuto una bella sensazione all'inizio.
Sai, no, quando giocavi i giochi da piccolo, non capivi niente e andavi avanti comunque? Sì. Cose di questo tipo. Cose di questo tipo che mi sono sentito ragazzino in un'esperienza del genere. E solo che appunto mi è durata 10 minuti. Poi ho realizzato la cosa del testo che non stavo capendo nulla. Mi sono un po' rotto le scatole. Bene, io non ci ho giocato, quindi no, non posso proferire parola. Però vabbè. Ma lo sapevate fatto che passa pure la voglia di provarlo. Madonna. Il problema è che è un gioco in cui devi, cioè, non è che vai dal punto A al punto B e basta. Il gameplay principalmente è: trova un oggetto da consegnare a un certo personaggio e il personaggio ti dà indizi su che oggetto gli serve. Ah. È questo il fatto, ti serve sapere un attimino di che si sta parlando. Ma infatti sì, ma io ero convinto che l'avessero tradotto, cioè è proprio così, in giapponese basta sta. Sì, ma sì, perché l'hanno fatto solo in giapponese e ce l'hanno messo? Io voglio dire, non averlo. A me ha fatto ridere il trailer tutto fomentato. Oh, per la prima volta escono fuori dal Giappone. Sì, ho capito, ma è come, wow! È come se non fossero usciti. Se non sei giapponese, sei una merda, però. Esatto, cioè, è tipo i Saturn Investigations, cioè come averlo portato qua ma senza tradurlo. Fortunatamente non è quello il caso. Però, cioè, mamma mia, pensa se lo lasciavano in giapponese, che senso c'ha? Immagini, finalmente era almeno in Giappone. Il primo aprile lo facevano, sta cosa. Cioè, ad esempio, almeno il primo Fire Emblem avevano avuto la decenza di tradurlo e poi l'hanno fatto pagare, però comunque... E poi in edizione limitata. Poi un'altra minchiata stile Nintendo, vabbè, in edizione limitata. Però se volevate Starfy in inglese lo pagavate 60 euro, 20 euro al gioco. Certo. E avevate un mese, se no lo toglievano. Mi sembra ovvio. Pago 60 euro per farmi di da un personaggio quello che devo fare in una lingua che forse capisco, arriva alla soluzione e finisce lì. Bello. Che bello. Comunque, lo sapevate che in Starfy 3 appare Wario? Vero? Proprio lui, è proprio Wario. Sì, sì, c'è tutto un mondo in cui nei livelli devi collaborare con Wario per andare avanti. Esatto. Tanta carina come cosa. E in Super Princess Peach, che è fatto dagli stessi di Starfy, cioè Tose, che da me vuol dire ragazze, Tose, delle Tose che hanno fatto Princess Peach, lì appare Starfy, e ve lo ricorderete se avete seguito le mie live tanti anni fa, 2. Appare in 3 livelli e lo devi sconfiggere, se no scappa. Sì, che non fu confermato ufficialmente che era proprio Starfy. No, si chiamava Marinstello. Che poi aveva anche gli occhiali da sole. Sì. In realtà. E il glossario diceva, corre voce che sia un principe. Corre voce che siamo prima. Ah no, è vero. Sì, sì, mi ricordo. Marinstello. Perché non è una stella, è uno stello. È un principe. Eppure ma è una stella. Perché non l'hanno mai fatto uscire fuori dal Giappone? Ci sono ma poi dovrei ucciderti. Perché nessuno l'avrebbe comprato, secondo Nintendo. Intanto fallo uscire da lì, poi ne parliamo. Fallo uscire da lì. Sarà ultra de nicchia, tutto quello che vuoi, però hai dato chance per molto meno ad altri titoli, a questo punto. Famicom Detective Club. Già. Poi per carità, tante problematiche per Modern 3, magari sì, anche gli argomenti che tratta, tutto quello che vuoi, viviamo in un mondo totalmente diverso adesso. Però il problema è quello. Mi pare che Reggie aveva detto che il contenuto non c'entra niente per Mother 3. Lo so, però c'è comunque tipo un tritone che bacia in bocca dei bambini, peloso. Lasciamo perdere. Però non è neanche una delle cose più spinte. Infatti, cioè, tanto ormai, capisci? No, ciao Ederino, ciao bello. Ciao Ederino. Sei entrato nel momento peggiore, penso. Si è sentito di sta cosa, mo scappa come minimo, vabbè.
Potrebbe anche rimanere. Ah, conoscendolo sì, magari viene attratto. Oh, ma fai prova sto modere, perché secondo me se queste cose si trovano lì, quasi quasi il pensierino lo faccio. Conoscendolo. Vabbè, va. Scioccato? Scioccato. No, vediamoci su. Infatti. Il vero spirito del caffè. Ne. Vediamoci su. Ma... L'unico problema con Starfield è il post-game palloso che ti costringe a rifarti da capo tutti i livelli. Vabbè, Princess Peach Show... Princess Peach Showtime! Per quello l'ho letto, perché comunque... Super Mario Galaxy 1 anche. Si possono fare... Ho cambiato vestiti! Peaches, 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 Peaches. Se mi dici, se mi dici che come post game io mi devo fare da capo tutti i livelli, capirai, cioè siamo una community di Mario, siamo abituati a queste cose. O no? Sì. Carino. Volete giocarvi Starfy 1 4 armate vedi Wiki inglese? No, no Luigi, no. No, no, più che altro se devo giocare con la Wii, carità. No. Cioè, mi sembra, ma più che altro mi sembra un modo per darla vinta a Nintendo. Cioè, io mi rifiuto de... sinceramente di dare a supporto a questa loro iniziativa. Io quei giochi dopo sti 10 minuti che ho fatto su Starfy 1 mi rifiuto di avviarli, mi dispiace. Cioè, se devono mettere in testa che devono tradurre ste cose, sì, quello sì. Mi, però trovo io un amico che, mi trovo un amico che sa il giapponese e me lo tengo là da parte. Paura, no, per, sì. Paura per la musica dei Fraternauti perché non è di Shimomura. No, non è di Shimomura. No, cioè, non sembra essere di Shimomura. Comunque, no, cioè, solo perché. Magari Shimomura non ci sta a lavorare, automaticamente significa che stiamo a correre il rischio. Ne stanno tanti di compositori di talento, non esiste solo Shimomura. Eh sì, è più che altro è per quello, cioè pare quasi che se non c'è Shimomura allora la colonna sonora farà cagare. Lascia un po' il tempo che trova sto timore. Sì Andrea, bravo, hai capito tutto. Tu non hai idea di quanto sono andato avanti a Pokémon Leggende Arceus, ad esempio, con i collegi docenti dell'inverno di 2 anni fa, che erano ancora tutto online qua, robaccia. Mamma mia. che incubo, guarda. Ne abbiamo parlato prima, Starfang, cioè non... Non capiamo perché mettono su Nintendo Switch Online giochi in giapponese senza perlomeno tradurli in inglese. Ma, un'altra cosa... Spara tutto del... È veramente una roba... No, ma un'altra cosa che mi scandalizza è che è un platform. Non è che c'è chissà quanto testo da tradurre, sì! Posso... Capisco... Esatto. Capisco Mother 3 che, cavolo, è un RPG, cioè il testo è tanto, non vogliono prendere la traduzione di Tomedo probabilmente per puro orgoglio personale. E quindi non ci hanno sbattuto dalla lullo loro. Però cavolo, Starfield lo traduci in 2 pomeriggi. Quanto ce ne vuole? Madonna, veramente. L'anno prossimo esce Tomato Adventure. Oddio, due pomeriggi magari no. Però insomma sì, cioè, il concetto è quello. Dai un po'. Anche perché in Nintendo Europa, che sono quelli che mettono i giochi sul Nintendo Switch Online, i traduttori ci sono, falli lavorare, dagli i soldi, pagali, non lo so, fai qualcosa. No, pagare, che brutto. Che schifo. No, che scherzi, no, si risparmia sempre. Luigi's Mansion 2. Dai. Il codice dello Street Pass. Il codice del Bushido. No. Quella è cosa buona. Aiuto. Se infatti, come dicono in chat, mi sa che quasi quasi mi scarico una traduzione che ci sta online. Sì, a questo punto, se proprio vuoi giocarci, vai con quei mezzi. Infatti, te conviene. Con i mezzi pirateschi. Perché, sincero, cioè, no, ma a me non è proprio piaciuto il modo con cui Nintendo l'ha fatto. Che fa sto trailer, è uscito fuori dal Giappone per la prima volta. Wow. Dai, ma
veramente sei scusami. Il prossimo trailer che vediamo è Mother 3 uscito fuori dal Giappone, e poi prendono tipo la confezione fisica di Mother 3 e la piazzano tipo, che ne so, su un'isola del cazzo fuori dal confine, guardate, fuori dal Giappone, sulla barchetta, fuori dal Giappone. La mettono su una barchetta, non lo pubblicano su Nintendo Switch Online, però intanto è fuori dal Giappone. Mamma mia, guarda, senza traduzione, senza niente, attraversa poi tutto l'oceano, arriva fino in America, lo pubblicano. E poi ci sono dei giochi che mettono solamente in giapponese, che poi si capiscono anche se non lo sa il giapponese, perché non serve conoscere il testo. Gli Super Mario Bros. Tutto. The Lost Levels, però, per esempio, lì c'è però bisogno di sapere niente, lì bestemmi. The Lost Levels, c'è cioè una scritta in giapponese, arigato alla fine e basta. Se ci arrivi, sì, c'era tipo mamma mia. Allora, The Lost Levels ha fatto cose buone, ci ha regalato la clip del 7 Anta. Il 7 Anta. 7 Anta. 7 Anta, adesso la conosciamo anche noi. 7 Anta. Bellissimo, poi arriva, c'è la fine. Allora Suppa, famo che il prossimo Natale passo da te, giochiamo a tombola, io faccio il tabellone. Ok, c'è posta, c'è posta. Se esce il 70 vinco io. va benissimo. 70, sì. L'ho finito anch'io, Franco, The Lost Levels, tanti anni fa, dopo svariate imprecazioni già da ragazzino, però ci sono riuscito a finirlo. Mi pare anche a me su 3D. Io l'ho finito, ma non l'ho mai fatto al 100%, quello è un'altra... Senti, proprio 100%, proprio, cioè, prende il martello, scavasse sui coglioni, perdonate, però, cioè. ma io c'ho questa cosa che devo riuscire nella mia vita a finire tutti i Mario principali al 100%, se no non sono... Come fai a finire al 100% The Lost Levels? Devi farlo 7 volte. Per questo, cioè, io non te stavo a chiedere come si fa, te stavo a chiedere come fai a farlo, tu essere umano. Infatti ancora non l'ho fatto. Io mi aspetto che tipo tra 4 anni mi mandi lo screen su Telegram e scrivi che gioco di merda, Lo farò. In giapponese. Ma i livelli vanno fatti tutti o puoi skipparli? L'importante è finirlo 7 volte. Puoi skipparli. Però almeno una volta voglio finirlo giocandoli tutti. Vai. Poi vado di skip, rewind, quello che volete. Ma allora ci può fare pure live su Twitch, scusami. Vabbè, cioè, Ma io le farei pure le live su Twitch, se solo non fosse che ho una connessione di merda, ho un computer di merda. Ah, ho capito. Io faccio comunque le live su Twitch. E vabbè, chiedi a Maggi soldi, tanto c'ha 84 miliardi col budget del Mario Kart, non te l'ha mai detto? Almeno la capture card me la deve regalare. Oh, ciao Slur Puffer, ben ritrovato. Ciao Slur Puffer, bello. Tornando a Mario e Luigi, invece, ad esempio, avevamo già parlato lo scorso episodio di Ilka, oppure no? Io non mi ricordo questa cosa. Del presunto sviluppatore di No, qualcosa era... Sì, ne aveva parlato Ittio. Ok, allora bene, non ne parliamo. Abbiamo speso oggi tutto il budget in peluche di Pikmin. È vero. Dove sono i miei biglietti? È vero, questo sono 40 miliardi e questi sono gli altri 42. Madonna. Lui vale un pochino di più perché è più raro, no? In realtà Olimar costava più. Olimar costava di più. E vabbè, ma Olimar che se la comanda fa come Mario, come Mario. Coletto non mi ricordo quanto era costato. Vabbè. Giustizia per i rocciosi. Noente rocciosi. Aspetta, io ti rimedio subito. Noente rocciosi. Tieni. Noente rocciosi. Ma questo è uno dei rocciosi morti oggi nella live. Assolutamente, è uno di quelli esplosi da quella cascata di meteore alla fine di quel livello del cavolo. Passiamo ad altro, ragazzi, va bene. Prego. Sempre Nintendo Switch Online. Aha. Sono usciti 7 nuovi giochi del NES, non so se vogliamo analizzarli tutti oppure...
Allora, sicuramente dobbiamo parlare di Donkey Kong Junior Math, perché è stata veramente una sorpresa spettacolare. Mi sono divertito una cifra. Soprattutto contro Storm. Forse Maggi un po' meno, ma io mi sono divertito una cifra. Io voglio affrontare te un giorno, Zaki. Io non tanto, infatti. Io avrei voluto provarlo prima di oggi, ma non ci avevo voglia. Quindi non ho idea di come sia Donkey Kong Junior, ma descrivetemelo. È la matematica competitiva, è un capolavoro. Miglior gioco di sempre. Cosa vuol dire? Non è una descrizione. Praticamente tu devi fare moltiplicazioni, addizioni, divisioni, sottrazioni più velocemente del tuo vestito. Aspetta, cambio vestito a Peach, salvo e te faccio vedere. Ok. Ok. Vestito a Peach. Cambia il vestito a Peach. Sì. Assolutamente. You can dress my hair and dress me everywhere. Raga, mi piace, gli ho messo il vestito del Wario. Wario. Quello si chiama vestito sopra. Lumi. Vestito Lumicio. 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 Perché è di un boss. È di un boss che sarebbe un micio che spara robe luminose come attacco. Lumicio. Lumicio. Quello che va in giro, presente Umicio. Ok, avvio Nes Cosetto. Nel frattempo, dai, quali sono tutti i giochi? Di la lista velocissimamente di tutti i giochi. Devo tornare a prenderlo un attimo. Eccolo, Gomem, guarda che figata pazzesca. Allora, tu parti da meno 50, no, aspetta, c'è scritto, sì, meno 50, devi arrivare a meno 745 e devi sfruttare moltiplicazioni e le sottrazioni e tutto per arrivarci il prima possibile. E dove stanno le moltiplicazioni? Qua sotto. Ma perché pure i numeri negativi? Ma che vuol dire? Perché? Allora, meno 7,45 mi conviene fare meno e poi per. Secondo me è più competitivo questo da Mario Kart 8. Beh, io e Maggi ci avevamo dato dentro quel giorno, eh. In che senso? Ecco. Okay, poi recupero la live. Fai conti. Scusa, la mia mente viaggia. Oh, mamma mia. Ho capito che siamo prossimi al matrimonio, però insomma. Io vi scippo tantissimo. Se avessi visto la faccia del pollo, vi scippere forse un po' di più. Comprensibile. Esci la faccia, Maggi. Un pollo e un colibrì, bello. Altri giochi in Nintendo Switch Online usciti, ad esempio, invece Cobra 3. Cobra Triangle, che è gioco dove sei una barchetta che deve fare le cose. Una barchetta. Ma l'ho provato e sembrava figo, eh. Cioè, almeno i controlli veramente mi hanno lasciato sorpreso. Okay. Un altro invece è Solar Jetman, che io lo conosco per... Lo portano degli youtuber che conoscevo un tempo fa. È abbastanza figo perché c'è tutta una fisica dietro di pesi e gravità molto molto carina. Non so se poi qualcuno in chat conosce uno di questi giochi e ci può dire qualcosa nel dettaglio. Un altro è The Mystery of Atlantis. Let's go! Titolo giapponese, uscito solo sul Famicom. Era una sorta di platformer, giusto? Come? Era una sorta di platformer, giusto? Non mi ricordo dal trailer. Sì, una sorta di platformer e tu dovevi tipo... Sto guardando adesso il trailer. Sto facendo cose. Non ci sono. Quando avvi ti dice Novato Yotai. Sì, dovevi arrivare a una certa destinazione entro un certo limite di tempo. Wow, Super Mario. Il cavo delle mie cuffie a forma di Amogus. Poi c'è Mac Rider. Comunque. Ah, quello che è in Smash totalmente. Mac Rider è carinissimo, dai.
Lo conosco solo per tutti i deficienti, scusate se siete tra essi, che lo volevano in Smash perché... I have no parole. Beh, comunque devo... comunque devo dire che sto mese è abbastanza fuori di testa, perché se ne sono uscito appunto con 7 giochi NES e 3 giochi GBA, tutti ravvicinatissimi. Certo, 3 giochi GBA... usciti non usciti, ma vabbè, 10 giochi di cui 4 sono giappi, vabbè, quello NES c'è, può sta, platformer c'è. Puro parti proprio, no, e sto aspettando ancora Banjo 2 e Conker, mamma mia. Come se in Giappone, è come se in Giappone uscisse ad esempio Star Tropics e non lo traducessero in giapponese. Allora Conker ormai non c'ha più scuse, perché mo esiste questa, infatti. Io mi chiedo perché hanno fatto l'applicazione separata per Nintendo 64 per un pubblico maturo, così possono perché se stanno a preparare il prossimo trailerone giochi rare e ci sarà Banjo 2 e Donkey Kong 64 e alla fine Conker. Proprio vedi, l'ho capito. Proprio vedi il suo faccione. Vedi il suo faccione all'inizio gioco. Sapete, no? Come inizia Conker col suo faccione così che ti guarda arrabbiatissimo. E lo mostrano. E sarà su Switch Online per un pubblico maturo. Fidatevi. Però per esempio, no, cioè, fucking Conker, mate. Con Nintendo Switch Online abbiamo 350 miliardi di applicazioni, NES, Super Nintendo, Nintendo 64 per un pubblico maturo, Game Boy Advance e Sega Mega Drive. Io un desiderio che voglio per la prossima console è che sia tutto in un'unica applicazione, perché mi sono rotto le palle di avere 300 applicazioni. Sì, è abbastanza pesante avviarle, sono d'accordo. Mi sono ricordato una cosa, arrivo subitissimo. Ecco, e se ne va. Io cerco di fare una cosa senza far parlare. Ma perché ve ne è stata allora, andata? Allora rimaniamo solamente io come Mardalker. Ho cambiato sedia perché questa mi sta. Ok. E parliamo invece di golf. Che avevo detto su Online. Allora, Cricco, io devo ringraziarti per il tuo video curiosità mariesche, perché quella cosa del coso di Iwata non me la ricordavo assolutamente, l'avevo rimossa dalla memoria. Se non l'avete quando visto... L'ho visto... Ah, Sara sta andando? Dalla comemoria. Ma Sara sta andando? Sì. Ok, buonanotte. Comunque mi sono ricordato che ho anche questo... immaginatevi durante Nintendo Direct, ecco, vi ritrovate sta faccia così. L'importante è non svegliarsi tutti i dati poi. Se non avete visto ciao, se non avete visto l'ultimo video che abbiamo fatto sui nostri canali social, andate a guardarlo adesso, l'ho linkato in chat su Golf, e mettete mi piace, commentate, ricondividete, fate tutto, perché vogliamo i big money qua nel Mario Scastolo. Ma io non li vuole, io sì. Ma come non li vuole? Guarda che Maggio si piglia tutto per sé, non lo sai? Perché Maggio non si mostra? Ma io lo so, cioè, perché io ho i dati di YouTube sotto mano. Ah, lo sapevo! Non sotto mano, però io li guardo ogni tanto. Mi chiedo, ma perché Star non dice mai che abbiamo preso tot? Indovina. 50 centesimi. Vabbè, intanto sono 50 centesimi a Mucchia, Gasperi. Falli oggi, falli domani, sì, arrivi a fine mese e ne fatti 200-250. Storm, dove sei? Dove sei, Storm? È scappato via. È nato è latitava. È scappato in Messico con i soldi del Mario Cast. Vabbè, i domini dei siti non si pagano da soli, ha ragione. Sono ben due golatore oggigiorno, capito? Bello valutare tutti in golatore. Ardark, sai cos'è Pokémon? Cos'è? Si mangia? No, sta parlando di Pokémon marron, un'altra cosa. Quella vecchia dei tempi d'oro. Quella roba.
Oh mio Dio, no, cioè, regà, i ricordi, ma può rimanere benissimo nel passato. Regà, oggi è entrato in live fomentatissimo. È stato tipo mezz'ora a parlarmi di questa. Quindi, Mirko, conosci Pokémon Marron? Marrone. Sì, bellissimo. Penso la versione meglio riuscita di tutto l'universo Pokémon. Quindi, sì, esatto. Bellissimo. Sì, la collection di quelle proprio conservate dentro una teca, che guai anche solo a chi la guarda, capito? Ma quando lo mettono su Switch Online per un pubblico maturo? GBA per un pubblico maturo, Pokémon. No, però effettivamente Pokémon, quando lo mettono su Switch Online? Per me non lo metteranno mai. Che cazzo? Su 3DS ci hanno messo un sacco di tempo su 3DS. No, per me c'è un motivo se sui giochi NSO stanno mettendo solo gli spin-off. Sono stronzi, questo è il motivo. Io penso che vogliano avere il controllo totale su tutti i giochi della serie, presumibilmente per fare eventuali re-release future. E ci propineranno a €60, perché per dire assolutamente nel codice. Wow, impossibile che li mettono a €60, però Pokémon Rosso e Blu li metteranno da pagare a parte. Saranno allora, 5-6 euro, una cosa del genere. Fanno così. Cioè, avete presente l'app del Game Boy, l'app del Game Boy Advance? Fanno quello. Uh-huh. Ma solo quei giochi Pokémon su abbonamento, cioè devi pagare lì ogni mese un abbonamento separato tutti i mesi per avere quell'app di Pokémon. Aspetta che mo' te la pago, aspetta. Oltre alla banca e oltre a Switch Online, per sì, fidati. Tra le cose. Sì, vedo l'ora, guarda, c'ho già la carta stracciata, così, come no? Vedi. Oh, mamma mia, comunque guarda, Andrei non lo vuoi sapere quanto spendiamo per la Mario Wiki, non lo vuoi sapere. Comunque, visto stavamo a parlare dei giochi NES, io ne approfitto per agganciarmi pure a un titolo che uscirà tipo tra 3 giorni, ormai possiamo dire quasi 2. Attenzione, sta parlando proprio di lui? Di Ness Giuseppina. Ness World Championship. No, Nintendo World Championship Ness Edition. Nintendo World Championships Ness Edition. Che culo. Che per, sì! che per la complessità del titolo io ho chiamato Ness Cosetto, Ness Costanzo, Ness Concetta e così via. Ness GP, Ness Corino. Ma comunque, comunque posso dire, già che è €30 anziché €60, mi fa salire molto di più l'interesse automaticamente. Non lo stanno promuovendo quasi per niente, anzi, per niente. Non ci credono nemmeno loro. Infatti, cioè, mandato a morire, come si dice in questi casi. Penso sia dovuto un po' per il prezzo, però so che la limited da €60 nel My Nintendo Store, quella è andata col tutto esaurito. Erano belle robe. Probabilmente belle robe. Hanno puntato su quello, sono arrivati a farle esaurire e poi si sono detti a posto, possiamo farlo uscire adesso. Tanto poi chi lo vuole prendere sa già che uscirà. Comunque, il marketing l'ha fatto più oro. A me lascia perplesso, perché mi piace che ci stanno sti giochi riproposti con tutte ste sfide, anche quelle più lunghe durano interi minuti. Tipo, ho visto una sfida di Zelda 2 che devi fatte quasi un intero dungeon caruccio. Mi piace che c'è sta il multigiocatore, pure fino a 8 giocatori, però regà, solo in locale, non c'è il multi online, perché? Apposta, per quello testa D, perché non lo stanno a spingere per niente? Perché?
parla da sé. Cioè, cos'è? Cosa vi porta a fare questa cosa? Perché non mannaggia, guarda. Che ci punta. Io veramente. Cioè, io proprio. Hanno messo l'online per tutto, con tutto il mondo. Solo quelle classiche. E puoi giocare con gli amici in locale. Però la coop multiplayer online non c'è. Però vabbè, a parte sta roba, devo dire, almeno io per titolo un po' di interesse ce l'ho, perché almeno è un prezzo decisamente più abbordabile. Però prima aspetto che arrivi venerdì, così ammiro Magic che c'è gioco online. Bene, bene. Almeno quello, dai, almeno uno si fa un'idea, comunque, sì, lo compro, non lo compro, però magari si interessa, oh. Sì, a quel prezzo. Sì, vabbè, in generale so anche io che per il NES mi ha sempre abbastanza affascinato, quindi là sono un po' de parte io. Ah, vabbè, quello ok. Però, cioè, come gioco, secondo me, non durerà più di quante? 2 settimane? Gli do 2 settimane. No, sì, sono d'accordo. Sarà un fuocherello pure abbastanza intenso, secondo me, i primi giorni. Però tempo una settimanella se fa, cioè, massimo i primi d'agosto tutti già staranno focalizzati sul aspettare che agosto finisca per i titoli successivi, perché poi a settembre esce la roba figa, il perfetto stile Tetris 99, F-099. Sì, quella... F-099 me lo devi toccare, perché c'è gioco tuttora. Anch'io c'ho gioco e adoro F-099. F-Zero! Le lobby sono vuote. Ci puoi discutere sopra. Allora, Dreamer ha detto una cosa giusta. Franco, infatti, ma io stavo per dirlo, ma ho letto nel pensiero. Durerà di più questo o Mario Strikers? Per me questo c'ha vita più lunga. Ciao, Slarpuffer, buonanotte. Ciao, sento male. Voi vedete qualcosa che io non vedo, perché ciao, Slurpuffer. Interessa minimamente questo del NES. Se vi siete fatti voucher qualche giorno fa, NES, cioè... oddio. Vabbè, là è... La promozione dei voucher. Vabbè, alla fine non l'ho sfruttato. Là devi essere tu che decidi di sfruttarlo tutto su quello. Per dite, io sti 25 euro probabilmente li userò su Ace Attorney Investigations. Ah, tu li hai presi i voucher con me? Vabbè, certo. Tra Zelda, Mario Party e probabilmente altra roba che dovrà ancora uscire, sì, due giochi sicuramente nel corso del prossimo anno riprendo. Io ho deciso di non prenderlo alla fine. Io ho appena scoperto che esiste. Madonna, tu non avevo... Comem, però sei un po'... Comem, tanto non l'avrei preso perché prendo tutto fisico. Quindi. Mamma mia, ancora peggio mi sento. E perché, scusa, qual è il male? Fammi critica come meteorite sui terremoto, che in Giappone ce n'è uno ogni 2 minuti, terremoto, crollano i server di Nintendo, tutti i tuoi giochi spariti, i miei ancora qua. 1-0. No, perché se ce li ho dentro con tutti i file funzionano comunque, e comunque le due cartucce sono destinate poi a usurarsi. Tanto siamo fottuti da entrambe le parti. Ma almeno col fisico posso... Ma perché cazzo non si accende sto computer? Anni posso dampare i file su Internet Archive. A parte che posso flexare la mia bellissima collezione, posso vedere tutti i miei giochi belli lì sulla libreria che sono fantastici, esatto. Ma poi posso comprarmeli usati, che costano di meno. Ma perché non si accende il condizionatore? Occhio che l'usato è sempre un po' un rischio, eh. Scusatemi, sì, è entrato una falena. Io anche con console usate, non le ho mai prese. Console assolutamente no, ma giochi usati non ho mai avuto problemi. Oh, ma c'è Ederino che mi sa che non conosce Mirko, è la prima volta che lo vede, perché gli sta ponendo una domanda interessante. Quindi cosa pensi di Mario Strikers? Ma come cosa penso di Mario Strikers? ma tu mi hai seguito, Ederino? No, scusa, se ti sta chiedendo cosa pensi, vuol dire che
Non ti ha mai visto parlare di Strikers, quindi non ti segue. Ok, allora, Edrino, no, non mi hai mai seguito abbastanza bene, però facciamo una bella scommessa. A 7000 iscritti su YouTube, live su Mario Strikers di 3 ore. 24 ore. No, di 7 ore per 7000 iscritti. Esattamente. Cosa fai in quelle 3 ore? Ti vuoi molto male, so. Mirko. Vabbè, però almeno sono cresciuto da pubblico. Se vogliono una cosa, si devono impegnare, capito? Quindi devono far passaparola. Come con Baldo, la stessa cosa. Ma io non faccio giocare a Baldo, io sto ancora aspettando i 5000 euro in banca. Se non mi fanno il bonifico, io ho un gioco. Quindi, ragazzi, è così. È così. No, 3 ore coniglio, come 3 ore coniglio? 3 ore mi dovrebbero fare una statua in piazza, già che gli spendo 3 ore su quel gioco. Che bello, Baldo. Dovrebbero giocarci tutti. Sì, certo. Perché ti vuoi rovinare la vita. Italia, Zelda, Ghibli. Mamma mia, i soldi Mario Strikers per me sono i soldi che ho buttato nel cesso, letteralmente. Continuate a infilarti il coltello nella piaga, che io ce l'ho digitale e non ci posso fare niente se non tenermelo con tutta la console. Fate. Fisico, sei un gioco di merda. Io ho realizzato. Qualcuno vuole comprare Crash 4? Ce l'abbiamo, grazie. Per quale console? PS4. Ce l'abbiamo, allora. A quanto me lo dai? Gratis, te lo regalo. Va bene, io lo tengo allora. Io Crash 4 l'ho talmente schifato che ti ricordi quando siamo andati a trovare l'amico mio a Pescara? Io l'ho proprio regalato, gli ho detto tieni. È lo stesso che ti ha detto che gioco è lo di stesso merda. È lo stesso che l'ha fatto al 100% e mi ha detto che gioco di merda, sì. Bene. Allora 20 allora... euro, Grito. Ma vaffanculo. Vabbè, 20 euro, dieci, non so manco così tanti. Non si ritratta sulle cose, vi ho detto gratis, ormai non puoi tirarti indietro. 20 euro, dai. So 10 litri di benzina, forse. Ma non bene. Buttali via. Devo metterli nella macchina con 10 litri di benzina, però, perché sennò poi non va più. Giochiamo a Strikers Charge, dice Itio. Charger è il suo perché, assolutamente. Oh, yeah. Quello tutta la vita, oh. Ma che scherzi, tornerai indietro volentieri. Devi rimediare, come me. Tocca rimediare. Chi c'ha voglia di cambiare batteria al Wiimote? Madonna. Fa in sacrificio. Mirko, com'è che non hai portato Mario Golf... L'ultimo Mario Golf de Switch, dici Franco, ma... vero. Mi sa che non avevo ancora iniziato live quando... No, non avevo iniziato live quando è uscito Mario Golf per Switch. Ho registrato dei gameplay, non ho messo uno su YouTube e finì là. Perché poi abbiamo iniziato a luglio e ne abbiamo approfittato per giocare a Zelda. Non che pure Mario Golf sia stata sta piacevole sorpresa, eh. Infatti. Però devo ammettere che comunque fra i due... mi ha portato via un po' più di ore. No, per carità, fra i due, ma Mario Golf gli è caga in testa 10 volte a Mario Strikers. Sì. Però i Mario Golf precedenti cagano in testa al Mario Golf attuale. Assolutamente sì. E lo stesso vale per Mario Tennis. Esatto. Non è un caso che sia quello del golf sia quello del tennis, come capito lì, i miei preferiti in assoluto sono quelli del GameCube. Perché secondo me cosa preferite tra Mario Strikers e Switch Sports? Ma perché devono chiedere queste cose cursed? Oddio, alla fine Switch Sports te fa muovere, è un passatempo. Va detto che Switch Sports ha avuto il basket di recente. Ha avuto un aggiornamento a differenza di Strikers, incredibile. Incredibile, ma vero. Anche più utile, secondo me, di quello che ha avuto Strikers, quindi... Strikers non ha avuto niente, ha avuto cose, i costumi, i personaggi, basta. Quattro personaggi, quattro stati in croce e personalizzazione, amen. Troia, che roba. Capito, cioè... Che poi gli stati personalizzabili, ma dove? Cioè, era solo una roba estetica che... Barzelletta, guarda. Switch Sports o Wii Sports? Wii Sports tutta la vita.
So più legato a Wii Sports anch'io, sì. Parecchio, preferisco. Cosa preferite tra Battle League e una polmonite ad agosto, dice Andrea? Una polmonite ad agosto. Almeno non butto League. 60 euro. Capisci, Andrea? Antibiotici, esatto. Questo ti fa capire la gravità della cosa. Cioè, uno preferirebbe spendere tutto in medicine piuttosto che mettersi a giocare a Mario Strikers. Capisci? No? Insomma, e dovresti arrivare a una soluzione, no? Ecco. Quello è. L'ho avuta. La polmonite d'agosto. Ah. Bene. Mi piace. Bene, bene. C'è avuto pure Mario Strikers o solo la polmonite? Perché fra le due ti è andata bene se c'è avuto solo la polmonite, eh? Posso dire, Flavio? Ecco, apposta. Quindi, guarda, ritieniti l'uomo più fortunato del pianeta in questo momento. Ci solo fosse solo quello, Andrea HDS. Ce ne stanno tanti di bug. Madonna mia. Vabbè, sì. Cioè, vorrebbe... Non recuperarlo, Mario Strikers per Switch, Dreamer, no, Franco. Non recuperarlo. Prima o poi dovremmo farla una live dove parliamo male di Strikers e basta per 3 ore. Sì. Magari ci giocavo pure. Nel Non l'ho giocato. Ma... Per farvi capire quanto Mario Strikers sia un gioco brutto, è l'unico gioco in tutta la mia vita che io ho ridato indietro. Cazzo. Io non ho mai ridato indietro niente. Scusa, ma allora i soldi Mario Strikers, sì. Scusa, ma allora i soldi li hai riavuti? No, perché per dare indietro intendo l'ho utilizzato come un gioco usato per avere lo sconto al GameStop per un altro gioco. In quel senso, ok. Cioè, okay. È l'unico gioco Kiriko. Kiriko. Quanto è bella! Io il gioco di Kiriko. Bella! Sta cucinando, Peach, lasciatela tirarle le treccine e fare poti poti. Ma per dire, è l'unico gioco che io ho ridato indietro. Cavolo. E non me ne sono ancora pentito. Ma chi se ne pentirebbe? Ma siamo seri? Vabbè, c'è sta se puoi recuperare il gioco, però veramente compralo quando sta proprio al minimo storico, Franco. Cioè, non è per cattiveria, due centesimi. Se te lo diciamo è perché c'è un valido motivo. Cioè, poi, per carità, i soldi sono i tuoi, li spendi come te pare, però te stiamo a dare proprio un consiglio spassionato. Cioè... Che altro, scusa, vedi se la demo ancora funziona. Ah, beh, esatto, non cambia assolutamente niente. So serio, perché... Mario Strikers Battle League è uguale alla demo. Sono le stesse identiche cose. L'unica cosa che non hai. L'unica cosa che non hai nel gioco completo sono gli stadi e quei 3-4 personaggi che hanno aggiunto con gli aggiornamenti gratuiti. Fine. Wow. E in cambio, Duraner avevo preso Mario Bros. Wonder. E Dark Boy, lo so che la mia cam fa schifo, ne sono abbastanza consapevole, dato che ce l'ho qui davanti, tra l'altro lo uso da anni, grazie per avermelo ricordato. Se vuoi, ti mando l'Iban, così me ne regali uno migliore. Ma no, scusa, fatela comprare da Maggi che c'ha gli 84 milioni. No, mando l'Iban a Dark Boy e me ne prendo uno migliore. Perfetto. Cioè, a puntualizzare, lo so, ce l'ho qua davanti la cam. Meno male, cavolo. Belli. Mamma mia, ci sono passato pure io, Grigo, tranquillo. Mamma mia, sto viaggiando con la mente in un periodo. È come dire, Comem, lo sai che c'è la barba? Ma che davvero? L'ho tagliata ieri, com'è possibile? Volevo comprare un altro peluche. No, ma... Storm, dai, cioè, investi per i tuoi collaboratori, che diamine. Maggi, vedi se mi trovi il peluche del presidente e spediscimelo, dai, che mi manca ancora quello. Niente. Esiste il peluche del presidente. Adesso vado a cercare se c'era una remota possibilità presidente, che siamo webcam. Te. Adesso è svanita del tutto. Mi dispiace. Spiace per la cam, c'è rammarico. Spiazzi! Questo sarebbe l'allenatore di calcio? Sì, è Simone Inzaghi. Limone Inzaghi. C'è sì. Ho trovato un peluche fan made, se vuoi. Dai, a posto. Hai i capelli un po' troppo grandi, ma...
su alcuni siti lo vendono tipo a una trentina d'euro. Ma il presidente è tutto grande, quindi va bene. Nomone Inzaghi. Nomone. Domanda, perché Final Fantasy VII ha venduto tanto, dice Dark Boy? Sta mazzompata un argomento all'altro. Ma remake o l'originale? Guarda, te dico quattro lettere messe insieme formano la parola Tifa. Ecco perché ha venduto tanto. Soprattutto in Italia quando è passata al Parlamento, tipo. No, non ricordiamo quell'episodio. ma penso che abbia venduto tanto perché sia uno dei giochi più apprezzati nella storia del medium videoludico, cioè. E poi vedi Tifa in costume. Vabbè. Sì, Brodav, per carità, no, non ho nulla contro di lei, però insomma, se le metti a paragone c'è... Vabbè, lasciamo stare. Vabbè, se le metti a paragone a Aerith è molto meglio. Vabbè, in generale è comunque un gioco che ha fatto la storia, pure con le meccaniche dei gameplay e anche la tua storia. Tipo, sì. Non parlo solo del battle system, ok, ma anche di vero e proprio ruolaggio. Tipo, ricordo che in FF7 hai tante opzioni di dialogo in cui puoi diventare Cloud empatico oppure uno stronzo immane, cioè cosa che negli altri giochi di ruolo invece non è che c'era, erano RPG solo sul lato dei gameplay sostanzialmente. Vabbè, poi in generale un sacco altre cose, ma è un po' come chiedere perché Mario 64 ha avuto successo, perché Ocarina of Time ha avuto successo. Sono tutti giochi che hanno sostanzialmente fatto la base per tutto quello che abbiamo oggi. Perché Breath of the Wild ha avuto successo? Ma chissà perché. Perché c'è il nonno che ti dà la paravela. È solo per quello. Esatto. Sì, sì. Perché c'è la tizia dei fiori. C'è la tizia dei fiori? La tizia dei fiori. Vabbè. C'è. Comunque. Ci stanno le fate radiose. Che quando parliamo... tu giochi e senti solamente l'audio... Insomma, a proposito di fate radiose, c'era mia sorella l'altro giorno che le è capitato un TikTok delle fate radiose e le dice: ma perché le fate radiose fanno questi versi strani? Ho detto: ah, a te dà fastidio il video, perché a te dà fastidio l'audio, perché il video tu non l'hai visto. Appunto, sorvoliamo anche meglio, perché sennò... Allora, passiamo ad un altro argomento. Vogliamo rimanere in tema NES oppure vogliamo lasciamo perdere, basta, siamo morti coglioni. Non ne posso. No, andiamo alla next gen, andiamo al SNES. Andiamo alla next gen, andiamo no, SNES non ho argomenti. Andiamo a Peach spadaccina, guardate che bella. Basta, adesso no, è sparita! Argomento. Introduciamo questo argomento qua che ha molti nintendari si sono chiesti, cioè recentemente c'è stata una roba che non si capiva, che tutti i nintendari sono impazziti, Nintendo è impazzita, non si capisce cosa succede, che piani ha Nintendo, che cosa stanno pensando i fan di Nintendo, le teorie più assurde stanno pensando. Ma chi stramaledizione, chi cazzo è, chi straminchia è Ennio? È mio, so cazzi di tutti qua, perché aspettate, devo fare un ambiente un po' più creepy. È tutto marketing, praticamente in realtà si pronuncia è mio, così sei invogliato già a comprarlo. Chiaro, il famosissimo Ennio Morricone. Ennio, che in giapponese significa uomo che ride, uomo che sorride. Ed è diamo un po' di contesto per chi non ha idea di che cosa stiamo parlando. Nintendo l'altro giorno sono uscito con un trailer, con un teaser di probabilmente un gioco, PEGI 18, con la domanda: chi è Ennio? E sono uscito con questo trailer di quest'uomo con la busta in testa che ciao asiatica con la busta. E non si capisce che cosa sia. Probabilmente quello che stiamo pensando tutti è: Nintendo sta facendo un horror PEGI 18. E tu dici:
Nintendo sta facendo un horror? Quello che ci stiamo chiedendo tutti. Perché Nintendo e horror è un binomio che fino ad ora era fantascienza. Invece adesso sembra... In realtà. Sembra poter essere reale. Soprattutto il binomio Nintendo Peggy 18. Che in realtà, se poi, se vogliamo dirla tutta, sul GameCube è uscito qualcosa. Comunque con il coinvolgimento però di aziende di terze parti. Ad esempio, mi viene in mente Eternal Darkness. Però, legato al fatto che Nintendo sempre di più sta dicendo e sta dimostrando di voler raggiungere un pubblico più ampio, di voler allargare i propri orizzonti, insomma, voi cosa ne pensate? Nintendo che fa horror? Per me sarebbe un bel colpo, in realtà. È positiva come cosa, perché hai fatto bene a citarlo, The Darkness. Penso che una cosa del genere non si vedeva dai tempi del GameCube, e anche per loro potrebbe essere una scommessa, perché comunque sono cambiati i tempi, adesso hanno un ricambio generazionale che comunque si avvicina molto a questa tematica. Quando i videogiochi horror principalmente piacciono, ci sono tante persone che lo giocano, ci sono altrettante persone che seguono chi ci gioca, quindi potrebbe essere veramente oggetto di discussione per lungo tempo. Poi bisognerà capire se è qualcosa che vedremo entro l'anno, anche se la vedo dura, non lo so, o addirittura ci punteranno per l'eventuale nuova console. Non c'era il logo di Switch all'inizio, se fai caso. Esatto. Vabbè, sì, quello sarà Switch 2, quindi. Quindi, cioè, ad esempio, se in Legende Pokémon ZA e in Metroid Prime 4 ci chiediamo se possono essere cross-gen, anche se appariva il logo Nintendo Switch, qui non appare, anche se poi, dobbiamo dire la tutta, non sappiamo nemmeno se si tratta davvero di un gioco o sarà qualche minchiata, tipo, non lo so, evento in Giappone. Non lo so. No, vabbè, un gioco lo è per forza, se no non avrebbe il PEGI 18. Sì, perché effettivamente la classificazione PEGI... O la classifica M for Mature in America, ESRB, poi c'è la classificazione in Australia, in Giappone... Sì, sì, no, effettivamente sì, non ci avevo pensato a questa cosa, sì. È un gioco per forza. Cioè, Nintendo è anche coproprietario di un'altra serie horror, quella della ragazzina che fa le foto ai fantasmi, se avete presente. Sì, è... C'è sta... Sta pure presente... Sta pure presente come assistente in Smash, tipo. E Fatal Frame, grazie. Camera. So che anche quella è bella strippante, veramente. Project veramente Zero, stai dicendo. Esatto, Project Zero. E so che anche quella è bella strippante, però non ne è proprietaria completa, era tipo coproprietaria, una cosa del genere, era una roba strana. Qua invece è roba 100% sua. Infatti. Quindi potrebbe essere una nuova cosa. Che per me è una scommessa pure con loro stessi, Sì. Cioè, può sta, perché magari vedi, hanno provato a fare la stessa cosa, mo faccio un esempio del ciufolo, però mi viene in mente Zombie U per Wii U. Quella era Ubisoft, magari, no? Sì, però diciamo che magari ci hanno voluto provare collaborando in quel caso, e probabile che adesso vogliano puntarci loro direttamente, perché comunque vedono una fetta di pubblico interessato a questo tema, e quindi potrebbe tranquillamente diventare un nuovo IP anche a futuro. C'è già chi lo vuole come personaggio di Smash. Vabbè. Sì, vabbè, raga, mamma mia. Allora, sta gente fomentata vuole anche la particella d'aria che in Donkey Kong Junior Math come personaggio di Smash. Se pensano veramente che i personaggi di Smash si fanno disegnandoli sulla carta e digitalizzandoli. Non c'hanno proprio idea di come funziona sta roba. Sta gente mi fa incazzare, scusate. Guarda, sono di un superficiale che guarda. Sappiamo manco se ci sarà Sakurai della prossima. Sta gente, chiamo lei. Sì.
Ecco, e li faccio le gare con Lazio. Ecco, e gli ah, faccio. Beh, bello quello, quello scenario. Oggi, mi ho divertito un sacco. Oggi ogni volta che prendevo i barili urlavo. Cioè, oggi sto spoilerando tutti i costumi comunque. Di questo vabbè. Probabile gioco di Emio non sappiamo assolutamente niente. Cioè, l'unica cosa che sappiamo probabilmente è di questo tizio con una busta in testa. E se vi posso permettere... È di un cliché. Tizio con la busta in testa. Ma guarda, sono d'accordo, però... Lo stereotipo degli horror che ha rotto enormemente... Ma io sono d'accordo, però potrebbe essere proprio fatta apposta per poi andare a parare su una direzione completamente diversa. Potrebbe essere, come ho detto, cioè, alla fine non sappiamo niente. Tipo, tipo magari in realtà sto tizio con la busta in testa è protagonista, controlliamo sto tizio e... Deve siamo noi il killer. E dobbiamo spaventare la gente. È bellissimo. Con la motosega in mano, ti immagini? Una cosa che mi chiedo è: cioè, Nintendo nei suoi titoli, soprattutto first party, questo non sappiamo se sarà first party, ha sempre cercato di rivoluzionare il genere facendolo a modo suo, senza mai voler copiare e scopiazzare gli altri. In un horror. Mi chiedo come potrebbero farlo. Perché l'horror non lo vedo molto, come dire, non lo vedo come un genere che può variare tantissimo. Inventiva, originalità. Lì devi essere bravo te, secondo me, a trovare l'idea giusta e farla funzionare, perché comunque adesso se ne trovano a tonnellate dei giochi simili e il problema è che sono veramente sono scopiazzata l'uno dell'altro, no? Poi ci stanno spesso jump scare, ci stanno spesso tizie che urlano, tizie orribili, zombie, ci stanno prendi sta chiave, mette, apri la porta, poi casca qualcosa, ti mette l'ansia, non succede niente per 5 possiamo minuti. Dire che il genere horror nelle ultime generazioni è completamente morto anche a causa di questo. Sì, perché secondo me non c'è sta quella cosa che ti fa dire oh caspita, questo è bello perché si differenzia, vedi, c'è questo e quest'altro che come elementi messi insieme rinnovano l'esperienza. È difficile, ci stanno alcuni fatti veramente bene anche indie game, però è tosta rinnovare qualcosa che ormai, cioè, si assomiglia tutto, quello sì, serve un po' di coraggio, forse voglia di cambiare, però di avere veramente le idee in testa, sennò diventa un copia e incolla e finisce lì, non spicchi. Una cosa che ho apprezzato particolarmente però dell'annuncio è come è cambiata totalmente la comunicazione solo per questo gioco. Sì. Chi se ne frega del Nintendo Direct, non lo mettiamo in Nintendo, sì, Direct, sì, l'hanno pubblicato così dal nulla. Noi vogliamo che sì. Emio abbia uno spazio tutto suo. Trailer sì. sul canale ufficiale, sui social, su tutto, non rivelano niente, è un teaser così. Che ti fa venire voglia di scoprirne di più, che vuoi, come dice Storm, ci generano curiosità, e sembra qualcosa su cui Nintendo, sapendo come si muovono nel marketing e nella comunicazione, ci voglia puntare tanto. E se ci puntano tanto vuol dire che ci credono davvero tanto a qualcosa. Mm-hmm. Sì. Poi concordo con Barbone Gio che dice colpa del mercato indie che ne ha abusato con RPG Maker. Infatti, ma anche Derino ha ragione. Secondo me Little Nightmares è uno dei pochi che si distingue perché non è solo ansia e paura, ma è anche filosofia. Che quindi già che vedi metterla Little Nightmares, mamma mia. Capito? Anche fa una cosa del genere, cambi prospettiva, non deve per forza mettere paura, non deve esserci per forza un jumpscare. Si può adattare, allora in quel caso diventi memorabile, la gente te gioca al gioco, no, se lo ricorda poi. Ma io infatti, io sono intrigato da sto progetto, però se vengo a sapere che ci sono i jumpscare lascio perdere. No, a meno che... La gente che mi ha visto su Pizza Tower sa cosa potrebbe succedermi. Ah. Io l'unica cosa, ripeto, ho paura che Nintendo non riesca poi... Nintendo
approcciandosi a questo nuovo genere non riesca effettivamente poi a brillare. Poi bisogna sempre capire se sarà, se lo fa Nintendo internamente oppure bla bla bla. Infatti, un attimo. Io vorrei vedere almeno un trailer. Te lo faccio. Buonanotte, Cyan. Te lo faccio io l'horror. Ciao, Cyan. Allora, intanto, ciao, intanto te lo dice lui. Cioè, più horror di lui, chi vuoi che ci sia. Allora, Emio. Emio è fatto da Next Level Games. Avrà gli aggiornamenti gratuiti. Ok. Allora, quando hai detto Next Level Games, Next Level Games è una grande azienda, cioè i giochi li sa fare, sono talentuosi e tutto, aggiornamenti gratuiti io no. È mio striker aiuto, io boh, non so, che poi è un IP Nintendo con, al 99,9%, perché non è apparso il nome di nessun'altra azienda. Quindi l'IP sicuramente di Nintendo. Poi bisogna vedere magari chi lo sviluppa. Scusate, mi era entrato Emio in casa, ho dovuto mandarlo via. Potevi chiedergli chi era. No, in realtà non è vero, è una cosa molto peggiore. Non avevo messo l'acqua in frigo. Bravo. Quindi sono andato a metterla. Quello è peggio di una pugnalata da parte di Emio, eh. È mio, so cazzi tua che bevi l'acqua fresca, Gomem. C'è Dark Boy che ti chiede una cosa, Gomem, in chat. Potrei fare questa risata. Ma è tipo la... esatto, è tipo la risata di Gruntilda. Ben giocato il momento, let's go, sempre accettato. Quindi sto ben giocato quando arriva? Non lo so, speriamo presto, perché veramente cioè, è rimasto io ho tre cose, voglio quello, Conker e Wario Land, che sarebbe Super Mario Land 3, basta, non chiedo nient'altro, basta. Poi se arrivano pure tutti i Donkey Kong, voglia. Io vorrei Diddy Kong Racing. Ho una domanda ancora migliore. Diddy Kong Racing, bravo, bravissimo, quello gravissimo che non sia lì ancora. Mi piacerebbe portarlo pure sul canale. Nettamente una domanda ancora migliore. Quando arriva Star Tropics 2? Ma sai che secondo me non lo portano? Cioè, Ma perché hanno messo Star Tropics 2? Ho quest'idea che pensano che solo il primo sia importante. Non lo so, secondo me la pensano così. Io non ho idea di come sia il 2. Lo giocherei solo perché ho giocato il primo, mi è piaciuto. So tipo che viaggi nel tempo, cose del genere. Zoda's Revenge è quello, tipo. E una domanda ancora migliore: quando mettono il GameCube? Mai. Mai che piango. No, qua su Switch è impossibile, perché hanno pubblicato Sunshine Quality di All Stars, hanno pubblicato Paper Mario, no. Lascia per. Hanno pubblicato Pikmin 1 più 2. No, Metroid Prime a canna. GameCube non lo vedremo prima dei 10 anni. Anche perché mancano solo i Mario Party. Cioè, quasi tutta la libreria di GameCube è finita su Switch. Probabilmente, appunto, manco su Switch 2 lo vedremo. Pure tutti i Wario Land mancano. Manca Luigi 1. No, c'è Wario Land 3. Attenzione. Tutti i Fire Emblem che dovrebbero mettere su in Europa e in America. In giapponese. Ce li mettono in giapponese. Dai, del primo almeno hanno la traduzione inglese già pronta. Vuoi mettere. Che bello, guarda, non vedo l'ora di avviarlo. Nuova Suzuki Vitara a te. Non si capisce niente quando avviso giapponese. Parte il tizio e te lo vende la macchina così. Io voglio capire il gioco, cioè, no, niente. Niente traduzione, niente. Nintendo 64 è stato diviso in due semplicemente perché quando è stato messo l'applicazione classica hanno messo il PEGI 12, se non sbaglio. E per mettere i giochi PEGI 18 dovevano per forza farne una diversa, perché ormai era già stato classificato tutto. Io però so che
anche N64 normale c'è il PEGI 16. Ah sì, il PEGI 16. Io no, è PEGI 16, però se vuoi mettere i giochi PEGI 18 non puoi metterli nel normale, devi mettere a parte. L'hanno fatto per una questione di PEGI, di robe. L'hanno fatto perché stanno preparando il trailer figo di Rare che farà tutti insieme Banjo-Tooie, Donkey Kong 64, Diddy Kong Racing e Conker. Fidatevi! Lotte twist rimarranno solamente con Turok e con... come cavolo si chiama quell'altro? Perfect Dark. Perfect Dark. Per sempre? Tutto il ciclo vitale di Switch e Switch 2. No, piango. Aspetta, fammi rivolgere. No, ma su Switch 2 secondo te rimettono tutti i giochi... online. No, ricominciano con Mario Bros. No, non famo troppe cazzate con l'esagerato pessimismo. No, adesso vogliono fare il possibile per mantenere l'utenza di Switch 1, quindi manterranno l'abbonamento di Switch 1. Esatto. Con tutte ste robe che promettono. Magari verrà qualche cosa in esclusiva su Switch 2, ad esempio il GameCube. Quello non ci sarà mai, mi dispiace. Ma sì. Guarda, lotterò sempre per questa cosa. Vedo più probabile il DS che il GameCube. Il DS la vedo veramente molto difficile. Invece sai cosa dovrebbero mettere? Il Virtual Boy. Con Virtual Boy Wario. Così lo posso riportare in live senza che c'è il rischio che mi crashi ogni 30 secondi. Virtual Boy sarebbe l'unico gioco dove posso mettere l'intera libreria della console in un unico update. Probabile. Come dice Dark Boy, manca Galaxy 2. Galaxy 2. Ma Galaxy 2 sono capaci di fare una remaster a 60 euro. Skyward Sword, GG2, Donkey Kong Country, Returns. Nessuno... Sai che cosa fanno, Zaki? Al 45esimo anniversario fanno riuscire Super Mario 3D All-Stars. Con Galaxy 2, però. Questa volta con Galaxy 2, quindi se vuoi Galaxy 2 su Switch devi ricomprarlo tutto qua. Però lo mettono a 70 euro, perché sono 4 giochi. 70 euro. Oh, può essere pure che te fanno Super Mario 64 a 1080, attenzione. Meno male che la mia 3D All-Stars l'ho trovato in sconto a 45. Mamma mia, e non mettono Odyssey? No, perché ci sarà Odyssey 2, fidati. Sì, certo. Fidatevi. Non tanto Odyssey, non mettono 3D Land. Povero 3D Land. Ingiustamente. Fanno 3D All Stars con Galaxy 2, 3D Land e 3D World. Ma che... Mamma mia, quanto... No, 3D World esiste già separato. No, ma io te giuro, quanto... puzzerebbe in un occhio per The Galaxy 2 con quei due, quello. Infatti c'erano una massa. Veramente. Fanno 64 Sunshine e Galaxy 2. E Galaxy 1? C'è già stato Galaxy 1. Ma perché abbiamo snobbato così presto l'argomento Emio? Scusatemi. Non so, è Zack che ha ritirato fuori Banjo-Tooie. Davvero? È colpa mia. Tanto Emio non c'è molto da parlare, c'è quel teaser di 2 secondi e basta, effettivamente. No, vabbè. Io di Emio volevo dire che hanno fatto bene a non mostrarlo nel direct, perché nel direct avrebbero dovuto almeno un minimo contestualizzarlo, anche se l'avessero messo alla fine. Avrebbero comunque dovuto dire one more thing. Sta roba. Ma più ciao. Che altro invece è un teaser di pochi secondi, quel che avevo da dire è fatto apposta per generare curiosità, e adesso tutti i nintendari hanno gli occhi su Emio, vogliamo capire che cazzo è. Nintendo tra 2 anni si sveglierà e dirà: ecco chi è Emio, è Todd. Tra 2 anni è sempre, wow. È sempre stato Todd. Secondo me non saranno brevi i tempi è quel singolo Todd di Super Paper Mario che non viene risucchiato tra le dimensioni, che rimane nel regno dei funghi e che lo conquista, ed ecco come arriviamo a Sticker Star.
Questa è la verità. Porca troia. Emio è Mastro Todd. Magari. Mamma mia, riportatemelo in vita. Si toglie il sacchetto. Cioè, dai, cavolo. Quanto sarebbe stato bello se l'intro di Showtime c'è stato Mastro Todd che veniva cacciato fuori e per tutto il gioco si disperava là. Bla 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 bla, esatto. Tutto mamma mia, amore mio, Mastro Todd, lo voglio, giustizia per Mastro Todd. Secondo me se sta con la pensione sull'isola deserta, cioè, ti rendi conto che l'ultima apparizione di Mastro Todd è Super Mario 3 di All Stars? Certo, me ne rendo conto, ma che altro le devo dire? Se non conti i remake Dream Team, sì, se contiamo solo i giochi nuovi a Dream Team, infatti. Per me Mastro Todd è canonicamente morto in Dream Team di Crepacuore, probabilmente. Ah, no, in pensione. Si è addormentato e non si è svegliato più. Ha lasciato il posto a Toadette, esatto. Fra... No, o è Toadette che l'ha fatto fuori, perché sennò non si spiega sta cosa. Beh, Mastro Todd è molto meglio di Toadette, anche come design, su. È un peccato, cioè, baffi, è ben vestito, il bastone. Magari sarebbe bello vederlo in Giamporio. Fa così, in cameo, una cosa. Sappiamo che è vivo e se viviamo tutti felici. Cioè, non avere news su Mastro Todd è preoccupante, ragazzi. Un uomo... Mamma mia. Un uomo, vabbè. Un fungo... Cioè, non l'hanno messo nemmeno nel film. Hanno messo un personaggio che è uguale a lui, ma non hanno messo lui. E poi c'è ha avuto un periodo dove lo mettevano ovunque. Era giocabile in Mario Baseball. Cioè, era Lost in Mario Party 7, mi sembra. Sì, allora, quando ho scritto quel famoso articolo su Nintendo, ho fatto le ricerche e ho scoperto che il 2005 è stato l'anno di Mastro Todd, altro è l'anno di Luigi, perché era Yakuman DS dove era giocabile, poi Mario Party, e poi cosa hai appena detto? Mario Baseball, Mario Basta... Mario, basta. Mario Fratelli nel Tempo, no, 2006. No, Fratelli nel Tempo è 2005. Fratelli nel Tempo ce n'erano ben due, quindi conta come due. Esatto, doppio, capito? Quindi il 2005 cioè sarebbe era la versione giovane. Dobbiamo andare a riacchiappare la sua versione giovane e rimetterla sul mercato, così almeno quello vecchio è vecchio, fine, quello giovane avrà può la sua può continuare con i suoi ya bla 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 bla. Bla 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 bla, esatto. L'anno di Luigi è stata una battuta costata 100 milioni. Madonna. Sì, io mi ricordo che l'anno di Luigi era stato uno degli anni più disastrosi per Nintendo in termini di guadagni e quant'altro. Vedi, Luigi fa schifo. Non è che Luigi fa schifo, è che Nintendo si è fatta a cazzo di cane il marketing. Quindi è stato tutto un enorme gag a spese di Luigi. Vabbè, esatto. Quando è che non hanno fatto un marketing a cazzo di cane? Pure su Twitch succede. L'anno di Luigi non è 2015, ma 2015. Per buona parte delle volte il marketing mi sembra lo trovo abbastanza azzeccato. 2017 con Switch. Anzi, quella è l'ultima volta che mi ricordo un marketing fatto per bene. No, ma io parlo dei giochi. Ah, dei giochi? Delle console che delle console che dovemmo dire che sono 7 anni e non ne esce una. Scusa, mia mo. No, ma io dicevo proprio in generale invece. Perché dei giochi su Switch non mi ricordo un marketing fatto per bene. Forse Odyssey. Ma come? Fanno un sacco di pubblicità che hanno rilasciato, un sacco di iniziative. Fare pubblicità per bene è un altro. Sì, ma penso tipo a Metroid Dread che ha venduto un casino anche grazie al marketing. Oppure penso a Paper Mario che ci hanno fatto dei corti veramente simpaticissimi. Anzi, paradossalmente pure per Luigi's Mansion 2 hanno fatto un marketing veramente di Cristo. Ed è anche un motivo per cui ha venduto veramente tanto. L'ho visto in TV un sacco di volte. Diciamo che ci hanno spinto, ma non è che hanno fatto un marketing di Cristo. Marketing di Cristo magari... Beh, minchia... Cioè, ti posso concedere Dread che era un bel marketing... Beh, in generale mi è sembrato averlo visto per
quasi tutti i giochi, tranne per quelli veramente, veramente di nicchia che si sono detti, ma che lo spingiamo a fare questo? Tipo Another Code. Nintendo World Champion. Another Code. Tipo, non è apparso nemmeno nel Nintendo Magazine. Tipo Another Code, scusami, ma questi si sono detti, ma che lo spingiamo a fare questo? Dovevano spingerlo. No, non è vero, non dovevano farlo. Raga, in chat, chi ha giocato a Another Code? Nessuno. Dite tutti di sì, ragazzi, se no me vanno a fanculo, ve lo dico. Hanno giocato tutti a Another Code, sciocchino. Ha venduto... Oh, bro, Dav è un bro. Storm è un bro, Dark Boy è un bro. È stato il primo gioco ad aver venduto un Another Codilione di copie. Wow. Invece Inter Asiatica, Federino e Dreamer Franco sono delle persone molto cringe perché non hanno giocato a Another. No, io l'ho giocato così tante volte che non me lo ricordo più, quindi... Comprendo. L'uno, il due, il tre... Ma cosa intende Barbone Joe con Another Code è stato fatto per riciclare denaro? Che lo hanno rifatto, secondo me, per guadagnare qualcosina. Beh, oddio... Ma guadagna cosa esattamente? Ma oddio, mi sembra strano perché l'hanno rifatto completamente da zero entrambi i giochi. Quindi secondo me ci hanno, anzi secondo me ci hanno perso. Tra l'altro, oddio, perso non lo so perché alla fine il budget era ecco, basso. Luigi's Mansion 2 è un riciclo di denaro. Quello Luigi 2. Quello è indubbiamente vero. Another Code è stata un'operazione fatta dal che secondo me ha voluto soprattutto il director, che ormai in Arc System Works ma scritta Nintendo, senti, posso fare il remake di Another Code perché i diritti c'è Nintendo ha detto fai. Tanto noi quella roba non sapevo nemmeno cosa sia. Non c'è, ed è per questo loro. Ed è per questo che secondo me anche Hotel Dusk, come chiedono in chat, è probabile, soprattutto per la volontà del director, che ormai è tornato a lavorare, e tutto. Ho da provare comunque questo Another Code, perché già, insomma, mi aveva incuriosito, prima o poi ci giocherò. Tra qualche secolo ci giocherò. Probabile. Cioè, sto giocando adesso a Shovel Knight. Sì, anche perché poi mo finita, cioè dopo agosto comincia a uscire la Madonna, quindi sarà impossibile incastrare Another Code in quel periodo. Cioè, nuovo Zelda, Mario e Luigi. Hardalcar, fottitene del nuovo Zelda, Mario e Luigi, mandale a cagare, gioca Another Code. Lo so, non è facile, non è facile. Devi contare che dietro GG2 c'è il lavoro. Ma c'è che lavoro? Ma che sta... La differenza tra giocarlo su una console piccola che su Switch e su TV. No, non so se è franco ironico o boh. Franco, io vedi vorrei... la pace. Tutte le persone che mi vengono a dire ma ci hanno lavorato dietro, io prendo e gli ripresento il codice dello Street Pass e gli chiedo il lavoro dov'è. Che è c'è ironico. Il codice dello Street Pass. È ironico. No, no, che fosse ironico l'ho intuito. Però le persone che me lo dicono sul serio, vabbè. Vogliono mettere lo Street Pass su Nintendo Switch. Ragazzi, 11 e mezza. Ho un altro argomento in canna. Un'altra cartuccia ancora. Guarda, il mio roccioso c'ha sonno. Guardalo. Può durare anche 5 minuti, secondo me. Che occhiali. Dai, vai. Abbiamo parlato fino ad ora del NES, del Nintendo Switch Online. Alla fine sta puntando stato tutto su Nintendo Switch Online, praticamente. Poi con la piccola parentesi di Emio. Emio. E quindi vi chiedo questo Emio. E quindi vi chiedo, dato che anche sui nostri canali social è apparso questo argomento, soprattutto con ora parlo sul serio, con un commento che mi ha fatto venire in mente questa cosa. Effettivamente ci ho pensato, mi ho detto, ma lo tiro fuori come argomento di discussione nel caffè del Marescast, sotto il nostro video di TikTok, dello specifico, sul del corto di Wata. Ma i giochi
di Nintendo Switch Online li paghi effettivamente, oppure sono delle robe, perché pure come li presentano di articoli, certi articoli di giornale, sono giochi gratis per gli abbonati. Io direi che paghi solo quelli del pacchetto extra. Ah, quelli del pacchetto aggiuntivo, sì. NES, SNES e Game Boy, per me non li considererei come pagati, perché comunque, regà, online io lo pago per andare a giocare online. Che poi mi ritrovo queste app, ben venga. Poi io pago il pacchetto aggiuntivo perché mi interessano le altre console, N64 GBA principalmente. Esattamente, io la penso come Zaki. Cioè, almeno fino all'uscita del pacchetto aggiuntivo io pensavo, ma secondo me paghi l'online, è come quando vai in un ristorante, tu paghi la tua cena, paghi il coperto e tutto, però poi all'uscita del ristorante ti danno le caramelle, che sono delle robe gratuite. Quelle caramelle per Nintendo Switch Online sono i giochi del NES e del Super Nintendo. Poi il pacchetto aggiuntivo. Sì, ma Flavio, potresti d'accordo se pagasse tanto sto pacchetto di base, ma qua stiamo a parlare manco 5 euro l'anno. Oddio. Se te fai il pacchetto famiglia, ma non è manco così difficile passare il pacchetto famiglia. Se non riuscite a farvi il gruppo, scusatemi, non vi impegnate voi abbastanza. Infatti noi ormai, cioè, da quando è uscito il pacchetto aggiuntivo, siamo sempre riusciti a mettere insieme 8 persone e all'anno paghiamo 8 euro. Niente. Sì. Quindi, Per quello... Per quello dico, cioè, già 20 euro l'anno manco so così tanti, se proprio uno deve supporre il prezzo massimo per l'utente singolo. Però appunto, te fai questo gruppetto famiglia, paghi manco 5 euro l'anno per la funzione principale, che è quella del giocare online. No, per me i giochetti NES, SNES e Game Boy rimangono degli extra apprezzati. E poi, vabbè, ribadisco, vado col pacchetto aggiuntivo perché rimane meno di 10 euro l'anno, che continuando un essere in cacchio, per quei cataloghi che mi interessano di più. E c'è anche giochi, però poi passi dalla parte del e top. Ce li spendo volentieri, perché è veramente una somma irrisoria durante l'intero anno. Ogni tanto poi se ne escono pure con offerte carucce, tipo quest'anno per tutto l'abbonamento di tutto quest'anno, quello che durerà fino a ottobre del 2024, l'abbiamo pagato 7 euro a capoccia anziché 8,75, quanto doveva essere, perché avevano applicato un'offerta, rinnova adesso, te diamo tot indietro in punti oro, al che ho detto agli altri, ho fatto regà, è così così così, mi sono fatto i conti, c'è via 7 euro a testa, tutti abbiamo fatto daglie. Ma poi, cioè, se rinnovi in un certo periodo, se rinnovi lì, ti li aggiunge all'abbonamento che hai già fatto, oppure comunque entro un anno ti scade? E allora, quando ho rinnovato, poi la scadenza si è estesa a quei 365 giorni rispetto a quando ho fatto il rinnovo. Quindi non l'ha rimpiazzato? No, non ha rimpiazzato niente, quindi io... Buono. Ok. Credo che l'ora sia troppo tarda per me per capire il conto, ma... Vabbè, che tu non sei nel gruppo famiglia di Zaki? No. Sono in quello del... In un altro. Che me ne frega? In un altro? No, non me ne frega, io sono chiesto se sei in Zaki o no. No, sono poi gli ex di Nintendo. Ragazzi, news breaking news che sorprendente, nel Mario Scaster non ci facciamo i gruppi famiglia tra di noi. Dun dun dun. Reportedly. Io ribadisco, siete voi che non vi impegnate abbastanza. Dun dun dun. Tutti quanti qua abbiamo trovato almeno altre 7 persone con cui farlo, per cui... Noi
No, io entrate nel Discord del Marius Cast. Io mi sono fatto il gruppetto. Io mi sono, ma chi se ne frega che non è una vera famiglia? Non interessa pagare di meno. Io vi odio tutti. Il ragionamento che c'è sta, questo sarà il titolo dello stream della replica su YouTube. Non me ne frega un cazzo dalla famiglia, me frega parlare, me frega pagare di meno. Si può riassumere così tutto questo stream. Basta, il caffè del Marius Castle chiude qua. Perché si chiama gruppo famiglia. Famiglia, oh, non è una vera famiglia, che brutto, ma dai. No, ma hai perfettamente racchiuso tutto qua, cioè non ho mai visto una capacità di sintesi perfetta quanto questa. Perché ho perché io ho capito tutto dalla vita, dai. Basta, ragazzi, caffè del Marius Castle chiude qua. Mamma mia, guarda. Guarda che c'era un motivo se lo chiamavamo Tirchione qua ai tempi di Forum Free. Cioè, raga, pure lui. Guarda, lui mi ha insegnato tanto quando raccoglievo i mucchi dei soldi per strada, con l'animazione degli occhi che facevano tipo la slot con il simbolo dei dollari. Oh, tanta roba. Bellissimo. Somebody get me. Bene, ragazzi. Aiuto. Intendo, ricorda che il gruppo famiglia non serve per fare con persone che chiamate semplicemente conoscenti. Zaki, sei bloccato. Esploso. Eccolo. Sei tornato. Ah, sì, sì, stranamente ci ho avuto un momento di singhiozzo. Wow. Punto esclamativo singhiozzo. No, desinghiozzo con la connessione. Sciocchini? Conta lo stesso, fate punto. Vabbè, stavo a leggere solo il messaggio di Dreamer, Franco, tutto qua. Ah, vabbè, sì. Capirà. Sì, guarda, se te venisse a dichiamo messo... Cioè... Non è niente tutto pur di arrivare a 8 persone. Regà, io l'ho fatto anche con persone che non considero nemmeno conoscenti. Regà, nel mio gruppo famiglia c'ho gran parte sta a ferro dell'MC, ma ci stanno due persone che ormai sento una volta l'anno solo per ricordargli che mi devono pagare l'abbonamento. Uguale. È successo pure a noi. Uguale pure a noi. Stessa identica situazione, mamma mia. Ma io per dire, io nel mio gruppo famiglia ho un fan di Dreamers Love to Play. Cioè? Chi è? Non mi ricordo come si chiama. Latias. Ah, Ladas. Ladas. Ok. Non mi ricordo nemmeno il nome. Io l'anno prossimo gli scriverò e gli dirò: oh, senti, mi paghi a per 75. Ah, ok. Sì, mi ricordo perché stava impanicata. Che non sapeva quale gruppo entrare. A me mancava una persona. Quindi. Sì. Ok. Adesso ricordo con più chiarezza. Nel mio gruppo c'è un certo Mirko, ma chi lo conosce? Brodav, che ne so, se non conosci te, che te lo posso dire, chi è Mirko? Brodav, io denuncerei questo Mirko alle autorità. Mirko, mai sentito? Mai sentito? No, boh. Infatti. Ma già dal nome mi sta sul cazzo. Infatti, ecco. mi sembra poco raccomandabile. Allontanalo, perché secondo me è uno di quelli che... Secondo me è uno di quelli che ti fa Lazio. Infatti, sì, una brutta persona. Mirko con la K o con la C? Perché c'è una grande differenza. Con la K. Allora già meglio, dai. Sì. Vabbè. Se vi sembra il gruppo famiglia c'è Mirko. Al massimo cacciate via Mirko. Mi caccio da solo e pago 60 euro all'anno, mi sembra giusto. Scusa, Oddio, figlio. Quindi sono finiti gli argomenti. Fatta una certa. Sono finiti gli argomenti. Una certa. A meno che tu non voglia parlare di, che ne so, del mio coletto. Dato che a te piace il calcio, vuoi parlare di calcio? Che ne so, il calcio. No, vuoi parlare di strikers? Esco istantaneamente se iniziate a parlare di calcio.
niente calcio quest'anno, io sto in silenzio stampa perché già vedo nera, quindi perché che è successo? No, ma lascia perdere, cioè, siamo una squadra da retrocessione, detto quindi che la vedo dalla chiamata se parlate di calcio. Non t'azzarda che se no mi si sfanco la grafica. Ecco. E poi c'avete il presidente che sta pure in Parlamento. Capito. Presidente, guarda, presidentissimo. Basta calcio. Parliamo di sport veri, tipo l'automobilismo. Ancora pallone, basta pallone. Parliamo di MotoGP. Basta pallone. Ragazzi, questo caffè del Maroscasso deve rimanere il caffè del Maroscasso, non il caffè bar sport. Basta fare bar dove non si parla di calcio. Basta fare emblem e basta tutto. Mo ce ne diamo un gas che andiamo a giocare, dai. Basta fare emblem. Se ci giochi sul serio, io mi unisco. Venerdì sera, sì, ci faccio la live. Venerdì sera, molto e bene. E di solito su Discord. Venerdì sera mi sa che lavoro, mi dispiace. Cos'è che fai la live? Venerdì sera facciamo un gas, ma ogni tanto su Discord ci organizziamo e giochiamo anche. Avevo capito, facciamo un gas, infatti ero tipo come... la puzzetta. Quelli che costruiscono il PC, no? Questi costruiscono una cucina a gas. Esatto. È un nuovo genere di streaming che sta emergendo, soprattutto in Corea. Quando è che fai la torre del GG2, così vedo se riesco a unirmi? Mercoledì, okay. A partire dalle 18 su YouTube. Ok, dovrei prima live su YouTube. Dovrei esserci. Su YouTube. Va bene. Domani Mario e Luigi, votate tutti velocità. Domani, ragazzi. Finalmente hai abbracciato il meme, non ti incazzi più se votano. Ma già... Seguite questi bevi, ragazzi. Sono contento per te. Ma già col viaggio al centro non mi incazzavo più. Col viaggio al centro mi disperavo solo perché non votavate Baffi. Baffi è l'unica via. Cioè, con viaggio al centro ero triste pure se vincevano robe come difesa, attacco e così via. ma perché a viaggio al centro i Baffi erano importanti, a Dream Team invece l'hanno nerfati, infatti sono molto triste di questa cosa. Poveri Baffi. Parlando di cose serie, Zaki, cosa ci aspetta in questa settimana nel Mario's Castle? Domani Mario e Luigi in co-op, modalità difficile. Io immagino probabilmente urleremo stai zitta a Dora Stella con i suoi 877 tutorial. Che bello. Mercoledì immagino su Mario Maker. Giovedì continuiamo con Dream Team. Giovedì sarebbe anche il day one di NES Costanzio. Però, siccome è occupato da Mario e Luigi Dream Team, Maggi ci farà la live venerdì. Venerdì alle 17 su Natana dei Pikmin, continuiamo i Pikmin. Oh, che lui bello, continua i Pikmin. Rocciosi. Ma domanda, adesso chiaramente voi farete Dream Team, Paper Jam, remake di Superstar Saga e remake di Viaggio al Centro entro... Aia. L'uscita i remake non li faremo, punto. Aia. Hai menzionato quel titolo, allora sono triste perché hanno annunciato fratello. Sorry not sorry, ma i remake non li toccheremo mai. Al massimo se troviamo in qualche futuro due ragazzini che avranno 20 anni quando noi ne avremo 40, potremmo valutare di far fare a loro i remake. Ma per il momento non è nei nostri piani. Io ho già 20 anni. Ma noi non ne abbiamo 40. Bastardo. C'è un cuginetto piccolo, inizia a indottrinarlo. Sembra un guru che promette soldi facili. No, a un certo punto stavi girato così, non si sa che cosa stavi a guardare, però mi hai ricordato uno dei quei tanti reel della gente che si fa riprendere così a 45 gradi e dice no, per fare soldi facili, beh, devi crederci con tutto te stesso e vedrai che ce la farai. Aiuto. È venuto un attimo in mente sta cosa. Vabbè, comunque, ci tocca sto Dream Team in vista dei Fraternauti. Paper Jam... Quando sarà?
anche perché non sappiamo subito dopo Dream Team, anche perché non sappiamo ancora chi fa fare Mario de Carte. Attenzione. Dai, lo faccio io un'altra volta, ma non c'ha dialoghi, è noiosissimo. Ma lo fa carino. Cioè, secondo me dovrebbe. Lo faccio io. Secondo me dovrebbe farlo uno di quegli staffer che non si è mai palesato neanche in voce, tipo Super o Red. Che commentano solamente in chat. Infatti. Beh, bello stimolo almeno. No, beh, sarebbe anche coerente proprio perché Mario de Carta non ha dialoghi. Esatto. E allora? Abbiamo Red su Paper Mario. E quindi, che altro c'era? No, basta. Poi, Paper Jam sarà quel che sarà. Poi Fraternauti. Ah, per Fraternauti vi ricordo, io e Maggi ci sposeremo. Maggi viene a convivere da me, così giochiamo direttamente dal salotto mio, eh. Dovete credermi, non sto assolutamente inventando niente di tutto ciò. Io dico sempre la verità, nient'altro che la verità. Fidati Yoshi, che dice fidati. Fidati. Mi raccomando, dovete supportare Mario Strikers perché ha tanti contenuti, tante modalità, soprattutto viene supportato ogni singolo mese da quando è uscito. Fidatevi. Ma io me ne devo andare, vabbè. A quando le nozze? Quando esce Fraternauti? A novembre. 8 novembre. 7 novembre. 7 novembre. Anzi no, 11 novembre, così rubiamo la luce al Crico. Hai rotto il cazzo! E prima Skyrim, e poi Starfield, e poi non l'ho capita, ma è l'11 novembre, è il compleanno del Grigo, però purtroppo per lui succede anche una cosa importante, l'anniversario di Skyrim. Te rendi conto che quando Grigo Bethesda, io devo farla esplodere un giorno. Te rendi conto che quando Grigo ha fatto 18 anni, Skyrim ne ha fatti 10. E giustamente è piccolo di me, dovrebbe starsi zitto. Giustamente mezzo globo su dove era focalizzato, povero Grigo. Su Skyrim, giustamente, fratello minore, è ovvio, vedi. Bastardi. Vabbè. C'è chi nasce con la cravatta, c'è chi nasce con la canotta. Allora aspetta, l'11 novembre che giorno è? 11 novembre. Dai, è un lunedì. Mannaggia, speravo fosse un sabato. Ma perché? Enrico detesta Bethesda. No, perché sul canale dei Pikmin ogni tanto c'avevamo sta cosa che il sabato portiamo roba completamente fuori tema, come ci pare a noi. E speravo che l'11 novembre fosse il sabato, così portavo Skyrim. Pikrim. Guarda il lato positivo, c'è sempre una data peggiore dell'11-11, dice Andrea. L'11-12, il 25-12, perché nessuno fa caso a tuo compleanno. Ma l'11-11 è sempre una data bellissima, se non fosse per Bethesda. No, 11-11 è facilissima da ricordare pure. È tipo primo febbraio, come fai a dimenticarti il primo febbraio? Guarda. C'è gente che, immagini, c'è gente che se la dimentica. Ma come si permettono questi? No, regà, a me arrivano gli auguri. Già che io dimentico pure il compleanno di mia madre. Non... Regà, a me arrivano gli auguri il 2 febbraio e come motivazione mi dicono il primo è troppo scontato. Ma che serio? Cioè... Ma che significa? Perché sta cosa? C'hanno, scusa. Perché c'hanno sempre il dubbio se è il primo o il 2. Puntualmente arriva il 2. E fanno, ma boh, il primo mi sembrava troppo scontato, sì, perché mi sono dimenticato di te, non ti voglio bene, non sembri un amico, era troppo lungo da scrivere. Vabbè, raga. Allora, dopo sti fatti, se damo. Sì. Il Mario Stelle del caffè sta chiudendo, chiudiamo la sala cinesca, basta. Avete bevuto i vostri drink, mangiato le vostre cose, bravi, molto bene. Che bel podcast. Oggi abbiamo parlato. L'ho frizzato subito. Vabbè, sei proprio infame però.
Aspetta, dov'è? No, perché non ho, i privilegi da moderatore su Discord, Storm? Godo. Storm, grazie, perché Storm. Non ho privilegi da... Storm, sei il mio migliore amico da oggi, grazie. Storm, perché non hai permessi da moderatore? Perché faresti danni, vedi? È stato previdente. Io... Ha ragione, farei danni, però... Io intanto ne approfitto... Non può intervenire sui pari grado, io non posso intervenire nemmeno su quelli piccoli, mi sa. Io intanto ne approfitto e vado verso la transizione di chiusura, perché... Prendiamo un utente a caso in piazza generale, no, non vorrei che si metta a cazzeggiare con le webcam o cose del genere. Ok, sono nel coso, nel robo di chiusura, eh. Vi sento, okay. Potete ancora parlare. Ok, però è stato un bel pulche, dai. Dai, correggiamo il tiro. È stato un bel piacere. Allora, io dico di cercare gente a cui fare un ride. A mezzanotte, soprattutto la trovi. Guarda, c'è sta un canale molto bello. Allora, consiglio. Sì. Si chiama Mario Skeston. Allora, in realtà due ne ho trovati. Uno è Takeshi su Elden Ring. Ma a questo punto. Vado un po' Luminal Station. Esatto, vado un po' egoisticamente e ne approfitto. Ci sta sto canale Luminal Station, che è gestito da un editor video della Dana dei Pikmin, veramente bravissimo, e stanno portando Super Mario World, quindi a maggior ragione perché non raidare loro. Vai. Mario bocca. Mario. Quindi sì, vi porto da Luminal Station, che li ho raidati già un paio di volte con la Dana dei Pikmin. Speravo prima o poi di riuscire a raidarli anche con Mario Castle. Finalmente non l'occasione. Buono. Molto bene. Bene, se avete qualcosa da dire voi tre, ditela al volo, che tra pochissimo faccio partire il ride. L'unica cosa che devo dire è che Ardalkar è uno stronzo. Vaffanculo, Grigo. È stato un piacere essere qui. Grazie per l'invito. Cattiveria gratuita, popo. Storm, se dopo passi qua. Ciao a tutti. È stata una bella live. No, ma io dico sul serio. Non per cose, ma per altro. Niente. Noi ci rivediamo la prossima volta, quando avremo altri argomenti di cui parlare. Quindi fantastico. Non luglio, non agosto. A questo punto. No, direi che agosto ce la godiamo e basta. Il a bar, meno che il bar chiude non esca un nuovo trailer di Emio. Il bar per me deve chiudere per ferie. Vabbè, sta per partire il ride, quindi ciao bella gente. Bye bye. Ciao.